Buongiorno a tutti. Buongiorno, mi presento. Io sono Ilaria Antonini, il capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. Oggi ho il compito, di cui sono molto lieta, di aprire i lavori di questo terzo webinar, questo seminario che abbiamo ipotizzato nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, per arrivare a coordinare una conferenza nazionale sulla famiglia che dovrà tenersi alla fine del mese di ottobre, che abbia alle sue spalle un percorso di diffusione e condivisione dei principali temi che saranno trattati. Quindi abbiamo per la prima volta ipotizzato una conferenza nazionale sulla famiglia che arrivi dopo un percorso a tappe. Si tratta di quattro incontri seminariali, tutti organizzati e gestiti in webinar come questo. Questo è il terzo webinar realizzato. Questi atti che risulteranno da questi incontri e quindi dalla diffusione dei report che sono stati prodotti dall'osservatorio e dai suoi gruppi di lavoro, formeranno poi un primo documento, una prima bozza che sarà appunto oggetto di presentazione e discussione in sede di conferenza nazionale e che dovrebbe poi rappresentare successivamente alla conferenza la base per il piano nazionale sulla famiglia. Ne abbiamo bisogno, l'ultima conferenza nazionale si è svolta nel 2017 in un momento storico completamente diverso. In questi ultimi anni, nel 2020, quando l'osservatorio è stato ricostituito dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, la ministra Bonetti, l'osservatorio si è trovato subito di fronte a un compito importante e sfidante, che è quello di individuare le politiche per la famiglia e quindi che il governo potrà poi assumere e fare proprie dopo i lavori appunto dell'osservatorio e della conferenza, quindi trovare la sfida di trovare politiche adeguate ad affrontare il post e direi anche il mentre emergenza sanitaria che ancora non si è conclusa. Prima di illustrarvi, diciamo, operativamente oggi che cosa accadrà, ci tengo a ringraziare anzitutto la coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio, la professoressa Chiara Giaccardi dell'Università Cattolica di Milano, che appunto presiede il Comitato di parte scientifica dell'Osservatorio, che è un organismo in realtà molto ampio, rappresentativo di tutte le istituzioni nazionali e territoriali e delle parti sociali, anche datoriali e sindacali, e che quindi con il contributo scientifico di studio, analisi e ricerca supporta il governo, il Dipartimento per primo come struttura deputata a questo, nella definizione, come vi dicevo, del piano. Ringrazio quindi la nostra coordinatrice del Comitato Scientifico e ringrazio la coordinatrice del gruppo di lavoro 4 che oggi ci illustrerà il report tematico che dà il titolo al webinar, cioè il lavoro in un'ottica di parità di genere, la professoressa Paola Profeta dell'Università Bocconi di Milano. Ringrazio tutti i relatori. Tra questi abbiamo componenti dell'osservatorio che hanno contribuito alla redazione del report tematico, componenti comunque delle rappresentanze che costituiscono l'osservatorio e che abbiamo invitato oggi a partecipare ritenendo che potessero dare un contributo al pubblico, al nostro approfondimento, al nostro dibattito, per arrivare veramente in modo condiviso alla stesura di un report complessivo. I gruppi di lavoro, come vi dicevo all'inizio, che hanno costituito l'osservatorio sono quattro. Abbiamo già realizzato un webinar sulla questione demografica, un webinar sul rapporto tra generi e generazioni. Questo appunto sul tema del lavoro in un'ottica di parità di genere, ci sarà un quarto ed ultimo webinar il 17 di settembre sul tema della diseguaglianza.
Esiste poi un quinto gruppo che è la sintesi, che rappresenta e sarà la sintesi degli approfondimenti e dei lavori di tutti e quattro i gruppi, che è appunto coordinato dalla coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, la professoressa Chiara Giaccardi, che ci illustrerà un po' lo spirito con il quale sono stati condotti i lavori di questo osservatorio fino ad oggi. Ringrazio poi l'Istituto degli Innocenti che insieme al Dipartimento gestisce diciamo, l'aspetto tecnico e di supporto al lavoro dell'osservatorio. Come vi dicevo, oggi il tema è particolarmente importante. È un tema che nell'emergenza Covid e nella contingenza della predisposizione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza del governo italiano ha un ruolo cruciale. Quindi è un tema di cui oggi vedremo di diversi aspetti e sfaccettature grazie al contributo di tutti i relatori. Una novità che ci tengo a segnalarvi è la seguente. Quindi oggi noi ascolteremo la relatrice del gruppo di lavoro e i relatori che daranno un'integrazione e un proprio contributo al tema. Sarà possibile per voi formulare domande in chat, ma non possiamo assicurare una risposta immediata, vista anche il poco tempo a disposizione e il numero dei relatori, ma saranno raccolte tutte le domande che confluiranno quindi nel nostro lavoro di reportistica. Ma la cosa più importante è che voi potrete accedere ad una consultazione online sui temi che sono trattati in questi webinar. Questa è un po' una novità. Abbiamo condiviso con l'Osservatorio l'iniziativa di pubblicare i report tematici e i lavori quindi dell'osservatorio sulla piattaforma del governo di consultazione pubblica, Partecipia, e quindi scritta Partecipa. È una piattaforma alla quale si può accedere liberamente su web, ci si arriva anche ovviamente tramite il sito del Dipartimento per le politiche della famiglia e accedendo a questa piattaforma voi troverete il contenitore che riguarda appunto i lavori dell'osservatorio e i nostri webinar. Sarà possibile accedendo tramite registrazione, quindi vedrete tutto, ma se volete contribuire alla consultazione pubblica tramite registrazione potrete rispondere a due quesiti che abbiamo proposto per sondare sia le vostre idee sulle criticità che l'emergenza Covid ha evidenziato, ha aggravato nei temi trattati, e sia proposte, vi proponiamo una raccolta di proposte di buone pratiche territoriali o delle vostre aziende, istituzioni, che possano funzionare come stimolo e come iniziative da replicare e da proporre eventualmente nel piano nazionale. Vi dico che già c'è in atto una riflessione pubblica che si sta ovviamente consolidando. Oltre ai contributi proposti sulla piattaforma, c'è un dibattito attraverso l'approvazione, il voto su determinate proposte. Quindi speriamo che fino al 15 ottobre, che è il termine ultimo di chiusura della consultazione online per fasi, che ha riguardato cioè ciascun report, speriamo di poter raccogliere molti suggerimenti e suggestioni. E alla fine di questa consultazione avremo un report complessivo che, come vi dicevo, potrà essere oggetto e sarà oggetto della conferenza, dove quindi si potrà dire che anche c'è stata una condivisione che va oltre le componenti istituzionali dell'osservatorio e quindi al massimo condivisa. Io chiuderei qui, non voglio rubare tempo al merito oggi della discussione e quindi passo la parola alla professoressa Chiara Giaccardi. Grazie. Grazie Ilaria e buongiorno a tutti voi che state seguendo questa penultima tappa del cammino preparatorio alla conferenza nazionale, che abbiamo cercato di un po' di
rigenerare nella sua formula, perché fosse, appunto, come ha detto bene Ilaria Antonini, un evento non semplicemente puntuale o rituale, ma la tappa di un cammino partecipato di rigenerazione dell'idea di famiglia, ma soprattutto del modo di accompagnare le famiglie reali. Abbiamo attraversato, stiamo ancora attraversando un momento molto duro, molto difficile, che ci chiede la capacità di cambiare una serie di cose che già non funzionavano prima e che ancora meno funzionano ora. Ci sono due parole che sentiamo pronunciare molto spesso, che sono ripresa e sostenibilità. Io penso che ripresa sia una parola sbagliata, perché non possiamo tornare come prima, e anzi dobbiamo cogliere l'occasione di questo sconvolgimento che ci ha attraversati per lasciare andare quello che già non funzionava e fare dei passi nuovi che siano più adatti, appunto, ad accompagnare la realtà così com'è. E la parola sostenibilità rischia di diventare un po' una, diciamo, una foglia di fico, se posso esprimere un parere del tutto personale, per parlare semplicemente di una efficientizzazione di processi che però lasciano immutata la sostanza, e anzi rischiano poi di diventare veicoli di modalità sempre più pervasive, anche di controllo e di sorveglianza in tanti casi. Perché questa parola non diventi un incubo distopico, ma possa invece in qualche modo aiutarci ad attraversare, a progettare il futuro che ci aspetta, penso che sia fondamentale una prospettiva olistica in cui la sostenibilità economica e quella ambientale non possono prescindere dalla sensibilità, dalla sostenibilità sociale. E in questo la famiglia svolge un ruolo cruciale, che lo si voglia riconoscere. Se non ci fossero state le famiglie, il periodo della pandemia, nella sua fase soprattutto più acuta, non sarebbe stato sostenibile. Se non ci fossero state le famiglie, non si sarebbe potuto fare didattica a distanza, e una serie di cose non avrebbero potuto avere luogo e la società si sarebbe semplicemente sbriciolata. Però dobbiamo guardare questa realtà con un occhio un po' libero dai nostri schemi, perché famiglia non è un'entità statica nel tempo, ma è una forma che si è evoluta, che si è trasformata, che non deve raggiungere una configurazione ideale, ma che appunto va accompagnata nel suo cambiamento. E la cosa bella dell'osservatorio è che contiene diverse sensibilità anche rispetto al tema della famiglia, ma questo non è un pretesto di scontri ideologici, ma diventa proprio magari anche faticosamente in alcuni momenti, ma l'occasione per un cammino che sia realmente inclusivo e realmente vicino alla realtà così com'è. Perché l'obiettivo è quello che recita l'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione, di eliminare tutti gli elementi o ridurre tutti gli elementi che ostacolano il libero sviluppo delle persone. Allora, la famiglia non è una realtà ideale, non è un modello unico, è una realtà che io chiamo metastabile, perché non è né stabile, cioè rigida, né totalmente fluida e senza forma, ma assume forme che cambiano nel tempo, diversi punti di equilibrio che sono sempre destinati poi a cambiare a loro volta, ma che vanno riconosciuti, accompagnati, soprattutto tutelando quegli elementi della famiglia, quei membri della famiglia che sono più fragili. In primo luogo i minori, ma poi le donne, le mamme sole, ma anche i papà separati. Ci sono tutta una serie anche di nuove povertà, come emergerà nel prossimo seminario, che vanno intanto viste, riconosciute e accompagnate. Allora, il lavoro dell'osservatorio è proprio questo, non quello di fare una mappatura o un censimento delle forme di famiglia, tantomeno una gerarchia delle forme di famiglia, ma di vedere quali sono questi nuclei relativamente stabili, che sono fondamentali non solo per la loro funzione di cellule della società, ma per il loro significato, appunto, di nuclei relazionali dove vige la reciprocità, l'accompagnamento reciproco, il calore affettivo e una relativa stabilità di relazioni non scelte, tra l'altro, ma proprio per questo forse ancora più importanti, a differenza di quanto la nostra cultura ci racconta. Quindi il nostro compito è questo, di riconoscere, accompagnare e vedere quali sono i punti di intervento per sostenere
questo nucleo che chiamiamo famiglia, che si è dimostrato fondamentale, che è fondamentale e che non deve essere dimenticato appunto nei piani di ripresa e resilienza, e neanche, come dire, accontentato con piccole misure che in realtà non aiutano a favorire questo cambiamento e questa anche valorizzazione della capacità partecipativa della famiglia in questo momento. Quindi, dal punto di vista della sostanza, questo è ciò di cui ci stiamo occupando. Dal punto di vista del metodo, anche qui, se l'oggetto è complesso, anche il metodo deve in qualche modo rispecchiare l'oggetto. Per cui abbiamo cercato veramente, Ilaria l'ha raccontato dal punto di vista un po' più operativo, però di ospitare sguardi diversi sulla famiglia, sia sguardi, diciamo, più analitici, teorici, statistici, ma sia anche sguardi più di persone che operano a fianco delle famiglie, in prospettive anche con sensibilità anche differenti. E questo, a mio avviso, ha costituito la base di un dialogo dove le differenze non sono servite a tracciare dei confini di contrapposizione, ma stanno servendo appunto a intraprendere un cammino comune. E questo lo chiamo dialogo dialogico, contrapposto a quel dialogo dialettico dove semplicemente le posizioni si scontrano per affermare intanto la propria esistenza e poi la propria, diciamo, supremazia o premazia, e questo rischia di essere poi una modalità sterile che va a discapito delle famiglie reali, alle quali i dibattiti ideologici proprio non interessano. Io credo che anche nel nostro metodo, che appunto da una parte si è basato su un dialogo dialogico, dove si è cercato di far sì che tutte le differenti sensibilità potessero portare il loro contributo, rafforzando il terreno comune piuttosto che le divergenze, e il terreno comune è proprio la protezione dei soggetti più fragili, e l'altro è un metodo, l'altra dimensione è la dimensione olistica, in cui le questioni, anche se per comodità ovviamente stiamo facendo dei seminari tematici e quindi concentrati via via su una questione specifica, però la prospettiva che abbiamo tenuto in questi mesi, questo anno di lavoro, è una prospettiva dove le diverse dimensioni si parlano e non possono essere affrontate separatamente. Non si può parlare di lavoro senza parlare di parità di genere, che si riflette anche nei rapporti intrafamiliari. Non si può non considerare come la differenza di salario tra maschi e femmine incide su dinamiche che poi portano all'impoverimento. Le questioni non si può prescindere dal rapporto tra le generazioni, perché questo è un punto di resilienza della famiglia, e tutte le questioni vanno viste nel loro intreccio, nel loro reciprocamente e sinergicamente potersi supportare a vicenda. Questo anche rende molto meno dispendioso eventualmente il lavoro di supporto che si fa alla famiglia, ma bisogna avere una visione, bisogna capire che appunto non si può più ragionare in maniera fordista per compartimenti stagni. E questo metodo, è l'ultima cosa che ci tengo a sottolineare, è dialogico, è olistico ed è partecipato. Cioè, dobbiamo un po' forse rivedere anche la nostra idea di partecipazione, che non è prendere parte, ma direi dare parte, cioè è contributiva, si partecipa contribuendo a un cammino comune. Allora, questo è ciò che stiamo cercando di fare. Naturalmente è un metodo un po' nuovo e quindi siamo esploratori e non maestri in questo, però veramente si cerca anche di inaugurare non soltanto una nuova idea della famiglia e del suo ruolo nella società, ma anche un nuovo modo di procedere, che forse potrebbe anche essere di ispirazione per ambiti istituzionali anche più, diciamo, visibili di quanto non lo sia l'osservatorio della famiglia. Però ecco, questa idea che non soltanto all'interno di un gruppo costituito in maniera eterogenea si cerca di camminare, ma si cerca di raccogliere proprio a partire dalla base, dalla realtà, nelle sue forme sfaccettate e ricche, tutti gli elementi che possono contribuire a costruire un disegno comune, che non può essere calato dall'alto, ma che deve emergere a partire dalla realtà così com'è. E questo è il nostro obiettivo e il motivo per cui stiamo lavorando. Grazie.
Grazie, allora adesso è il mio turno, sono Paolo Profeta e ho moderato questo gruppo di lavoro numero 4 in cui ci siamo occupati del lavoro in un'ottica di parità di genere, quindi come appunto introdotto dalla professoressa Giaccardi, quando parliamo di famiglia abbiamo diverse dimensioni collegate tra di loro, in particolare il nostro gruppo si è occupato della parità di genere dal punto di vista del lavoro, quindi del mercato del lavoro. Ora io innanzitutto ringrazio appunto tutti i partecipanti al nostro tavolo. Il report, come è stato detto dalla dottoressa Antonini, è consultabile, lo abbiamo appunto online, c'è anche una versione sintetica. Hanno partecipato a questo gruppo di lavoro che è appunto identificato come gruppo di lavoro numero 4. Insieme a me diverse persone che rappresentano appunto diverse componenti dell'osservatorio, quindi abbiamo Gina Pedroni per la conferenza Stato-Regioni, Emma Ciccarelli del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Mirta Di Pietro, conferenza Stato-Regioni, Manuela Falconi per il Dipartimento delle Politiche Giovanili, Maria Lucia Taverna per il Ministero dell'Istruzione, Cristina Maltese per il Ministero di Economia e Finanze, Maria Scardina dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Lucia Scorza Confindustria. E ci siamo avvalsi nella costruzione del report dell'Istituto degli Innocenti, in particolare del supporto di Nezha Ben Taleb. A questo punto io ho queste, appunto, condivido le vostre slide per darvi un po' un'idea di quelli che è stato un po' il nostro percorso. Quindi adesso poi mi dite se. Dovrebbe essere, penso che sì, ecco. Ok. Quindi sto condividendo appunto le slide che non sono nient'altro che un po' una sintesi del nostro percorso di lavoro. In particolare io vi farò vedere soprattutto dei dati, dei numeri dai quali noi siamo partiti nella nostra analisi, appunto per fare il punto della situazione sul lavoro, nella parità di genere e da lì tirare fuori appunto delle elaborazioni, delle discussioni, in particolare anche delle proposte che troverete appunto elaborate nel rapporto e nei documenti a vostra disposizione. Ovviamente stiamo parlando di una situazione molto delicata perché non soltanto il tema del lavoro è un tema centrale quando parliamo delle famiglie e quando parliamo dei rapporti all'interno della famiglia, ma è anche una situazione molto particolare quella che appunto noi stiamo vivendo, che siamo ancora nel pieno della pandemia e gli ultimi anni sono stati degli anni di grandi di cambiamenti, anche imprevisti, che stiamo comunque gestendo e sul quale dal punto di vista del lavoro, in particolare nell'ottica di una parità di genere, i risvolti, le conseguenze sono ancora in evoluzione. E si faranno sentire per parecchio tempo. Quindi è un lavoro quello che noi abbiamo fatto di analisi che chiaramente parte dalle evidenze a nostra disposizione, ma che non può ritenersi mai concluso perché ovviamente siamo in una fase di grandissima trasformazione e anche di assestamento rispetto alle dinamiche che sono state osservate e che si stanno verificando, in particolare durante il periodo dell'emergenza pandemica. Allora, quello che però è rilevante è che comunque quando parliamo di parità di genere, in particolare sul mercato del lavoro, noi partiamo già da una situazione prima della pandemia, quindi indipendentemente dal discorso dell'emergenza sanitaria, da una situazione che vede il nostro paese molto arretrato rispetto a.
al resto d'Europa, una situazione che è stata per tanto tempo definita critica. In particolare, se voi guardate in questo primo grafico i tassi di occupazione femminile in Europa e vedete la posizione dell'Italia, purtroppo è una posizione di retroguardia, cioè siamo praticamente l'ultimo paese in Europa se escludiamo la Grecia, ma insomma neanche particolarmente lontani dalla Grecia e sicuramente molto lontani da tutti gli altri paesi. Quindi abbiamo i paesi nordici, come sempre, i paesi scandinavi che hanno dei tassi di occupazione femminile superiore al 70%, ma anche paesi più vicini a noi, come la Francia o anche la Spagna, che comunque, pur non raggiungendo i valori dei paesi nordici comunque sono vicini, se non superiori al 60%. L'Italia invece si attesta intorno al 50%, quindi è appunto in posizione di retroguardia. Teniamo presente che il tasso di occupazione femminile che era stato previsto, raccomandato dall'Unione Europea per il 2010 era un livello del 60% e per il 2020 si prevedeva addirittura il 75%, sia per uomini che per donne, perché era stata superata anche la visione di avere un target differenziato per genere. Quindi l'Italia è chiaramente molto indietro e questo per chiunque si occupa insomma di queste tematiche, ma ormai è un dato diciamo anche abbastanza noto al di fuori di chi si occupa di queste tematiche, è uno dei ritardi più gravi e più significativi del nostro paese. Quindi in pratica meno di una donna su due lavora nel nostro paese, ci sono anche delle differenze all'interno delle aree geografiche del nostro paese che sono molto, molto sostanziali, siamo in una situazione appunto di retroguardia. Tra l'altro una situazione che non migliora, sono ormai decenni che abbiamo questo tasso di occupazione femminile che oscilla un po' più, un po' sopra, un po' sotto, ma insomma tendenzialmente intorno a questo 50%, difficilmente è decollato. E nel periodo della pandemia difficilmente potremo superare questo livello, dato che comunque l'occupazione femminile è sottoposta a un grande stress, come vedremo fra un attimo, come abbiamo anche identificato nella nostra analisi. Ecco, come vi dicevo, c'è anche una componente territoriale comunque sostanziale, molto, molto significativa quando parliamo del nostro paese, perché il tasso di occupazione femminile non è lo stesso in tutta Italia e infatti se guardiamo la distribuzione di questo 50% nelle aree geografiche, abbiamo il nord che si attesta intorno al 60%, con il nord-est 61% nel 2019, 59,5% nel 2020, il nord-ovest non molto lontano e però abbiamo il mezzogiorno intorno al 33%. Vedete che in questa disaggregazione per l'Italia, quindi per le regioni, per le aree geografiche italiane, sia stato possibile mostrare anche il dato del 2020, quindi già si risente già un po' dell'effetto pandemico, vede un leggero calo per tutte le aree del paese, anche per la media, mentre per i dati europei di confronto ancora il dato del 2020 non è definitivo. Quindi qua già vediamo che quello che dovrebbe essere, diciamo, un indicatore da monitorare e da incentivare, perché parte già da livelli molto bassi e quindi che noi vorremmo vedere sempre un po' in crescita, almeno da un anno con l'altro, purtroppo nell'ultimo anno invece vediamo in leggera riduzione per l'effetto della pandemia. I divari regionali sono molto grandi, per cui può essere opportuno, e questo anche è stato tema appunto delle nostre riflessioni, può essere opportuno anche pensare proprio a degli interventi e in generale a delle riflessioni che riguardino anche in maniera differenziata le diverse aree del territorio, perché vedete che il 33% del mezzogiorno è non lontano,
insomma, lontanissimo sia dalla media dell'Italia, ma anche dal resto d'Europa, dai dati che abbiamo visto prima. Quindi è particolarmente importante, quindi meno di una donna su due lavora nel nostro paese, meno di una su tre nel sud. Quindi questo è un elemento di grande attenzione. Ovviamente quando parliamo di lavoro, quando parliamo di lavoro femminile, quindi lavoro in un'ottica di parità di genere, non parliamo soltanto di accesso al mercato del lavoro, quindi di occupazione, ma parliamo anche di carriere delle donne rispetto agli uomini. E quindi un indicatore di questo, lo vedete in questa slide, è la presenza delle donne in posizioni manageriali. Qui abbiamo il dato europeo. Quindi abbiamo il dato europeo appunto per l'ultimo anno che ci danno disponibile, e vedete che anche qui l'Italia è in una posizione svantaggiata, diciamo, rispetto agli altri paesi, tra gli ultimi, con un 28% di donne in posizioni manageriali, stiamo considerando tutto, quindi settore pubblico più privato. Ovviamente ci sono paesi che sono vicini a quel 50%, che vuol dire che essere uomo o donna praticamente è indifferente per quanto riguarda la possibilità di raggiungere una posizione manageriale, quasi tutti sono al di sotto. L'Italia anche lì è particolarmente in una situazione critica. Ovviamente poi nel report trovate delle descrizioni anche più dettagliate su quelli che però sono stati passi avanti, per esempio nel nostro paese, sulla presenza di donne in posizioni apicali, quindi non manageriali, ma ancora più in alto, per esempio nei consigli di amministrazione delle società quotate, dove è stata introdotta una legge, che è quella appunto proprio sull'introduzione di quote di genere, quindi una certa percentuale minima sia di uomini che di donne richiesta in queste posizioni, che ha portato invece a dei grandi passi avanti nel nostro paese, tant'è vero che siamo appunto intorno al 40%. Quando guardiamo però alle posizioni manageriali, dove appunto questo tipo di misure non esistono, ma si tratta di progressione di carriera, la situazione è ancora abbastanza difficoltosa. Ovviamente questo è il fenomeno che dal punto di vista anche della letteratura prende il nome di glass ceiling, quindi di soffitto, di vetro, soffitto, come se esistesse appunto un tetto difficile da scavalcare per le donne quando arrivano in una certa posizione. Quindi non c'è soltanto un tema di accesso, quindi di partecipazione al mercato del lavoro, ma anche di carriere. Ovviamente questo è un tema comune anche agli altri paesi, non stiamo parlando di specificità solamente italiane. La specificità, la difficoltà del nostro paese, soprattutto nel fatto che i livelli di occupazione sono appunto molto più bassi che quelli che abbiamo visto altrove, quindi i dati precedenti, e questo rende chiaramente molto più complicato il raggiungimento della parità di genere. Ecco, però il nostro ragionamento partiva appunto dalle scelte individuali, anche appunto all'interno del contesto familiare, e quindi non può prescindere da vedere, da verificare, da notare, da insomma sottolineare come in realtà il nostro paese ha fatto dei grossi passi avanti per quanto riguarda i divari di genere nel campo dell'istruzione. Quindi in questo grafico vedete i tassi di laureati in Europa, considerando soltanto la popolazione tra 30 e 34 anni, e vedete anche qui una fotografia particolarmente interessante che ci restituisce un paio di osservazioni che non possiamo fare a meno di compiere in questo momento. Beh, in primo luogo vedete dove sta l'Italia, come sempre siamo seguiti solo dalla Romania, siamo sempre sulla parte destra insomma dei nostri grafici, quindi l'Italia ha un problema per quanto riguarda i tassi l'istruzione, per quanto riguarda i tassi di laureati abbiamo delle percentuali che sono molto più basse rispetto a tanti altri paesi, a tanti paesi europei, quindi c'è un tema di carenza di capitale umano di cui effettivamente forse dovremmo parlare anche di più di quanto in realtà non si faccia nel nostro paese, ma quando guardiamo alla differenza tra uomini e donne, quindi parliamo di divario di genere, le donne hanno abbondantemente superato gli uomini, quindi il 33,9% della popolazione tra 30 e 34 anni femminile è laureata, mentre questo valore è soltanto il 21,1% per quanto riguarda gli uomini. Quindi c'è un divario molto forte, ma a vantaggio delle donne, che si è consolidato nel tempo. Questi sono dati del 2019, il sorpasso diciamo è avvenuto già intorno agli anni 2000 per le ragazze sugli uomini.
E questo ci pone in una posizione, come dire, dal punto di vista dei divari di genere, ottimista, perché ovviamente l'investimento in capitale umano, secondo tutte le osservazioni, le teorie e i nostri ragionamenti, ovviamente investire in capitale umano è il primo passaggio per poter avere accesso in maniera adeguata al mercato del lavoro e quindi poi ad una carriera, ma è anche vero che rende ancora più problematico capire perché invece dal punto di vista del mercato del lavoro siamo ancora con quei differenziali che vi facevo vedere prima. Tra l'altro questo dato non è particolarmente diverso per aree geografiche del paese, a differenza invece di quello dell'occupazione, come dire che comunque c'è un investimento delle ragazze superiore a quello dei ragazzi nel campo dell'istruzione, non soltanto nel nord del paese ma anche nel sud, mentre il tasso di occupazione è fondamentalmente verso il basso, trainato soprattutto dal sud. Vedete quindi che si intrecciano molti discorsi che riguardano appunto le scelte dell'individuo lungo il corso della propria vita lavorativa, partendo appunto dall'istruzione per andare nel mercato del lavoro. Ovviamente questi dati ci devono appunto far riflettere. Il sorpasso femminile rispetto agli uomini è avvenuto un po' in tutti i paesi, non è anche questa una specificità solo italiana, ma in Italia è particolarmente significativo, se lo vedete appunto in questi dati, anche perché appunto, come vi dicevo, poi non lo vediamo o perlomeno ancora non lo vediamo nel campo del mercato del lavoro. Ovviamente anche qui si potrebbero aprire molti altri discorsi per quanto riguarda l'istruzione, perché sappiamo per esempio da altri tavoli, altre riflessioni e altri studi che comunque esiste ancora un divario, in particolare per quanto riguarda le discipline STEM, scientifiche, quindi tecnologiche, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, per cui è vero che le ragazze sono più laureate dei ragazzi, ma spesso in discipline che sono, diciamo, non sono STEM o che tendenzialmente tendono ad essere delle discipline che poi danno un rendimento minore sul mercato del lavoro, in termini di occupazione, in termini di salari e in termini di crescita professionale. E questo purtroppo è un tema importante che dobbiamo tenere presente, perché ci può porre dei limiti rispetto, diciamo, a quella che potrebbe essere un'evoluzione che va dal mondo dell'istruzione al mondo del mercato del lavoro, un'evoluzione più ottimista nei confronti dei divari di genere rispetto a quella che invece noi stiamo verificando proprio per un tema di discipline. È vero che ci sono molte discipline che sono ormai paritarie, diciamo, nella presenza di uomini e donne, però l'attenzione sulle discipline STEM è sempre stato un tema molto importante anche appunto per il nostro paese, perché soprattutto in questo momento la digitalizzazione, la tecnologia, la spinta in questa direzione è abbastanza trasversale e sarà sempre più importante per i lavori del futuro. Quindi questo, non dobbiamo perdere l'attenzione su questo tema, anzi bisogna investire molto in questa direzione. Vedete infatti il tema delle discipline STEM in questo grafico dettagliato, proprio perché abbiamo cercato di soffermarci su questo aspetto che riteniamo particolarmente importante per il futuro del mondo del lavoro. Vedete, in Italia le donne che frequentano delle discipline STEM sono circa il 17%, quindi una percentuale che non è particolarmente diversa da quello che succede anche in altri paesi, ma che all'interno di dei dati che vedevamo prima, che quindi ci dice che abbiamo in generale dei tassi di laureati e dei livelli di istruzione più bassi rispetto agli altri paesi, diventa particolarmente problematica. Il tema delle discipline STEM è un tema comune, diciamo molto di più di quello dell'occupazione delle donne, che invece è più forte in Italia rispetto agli altri paesi, è un tema comune che si sta affrontando anche a livello europeo, ma sul quale dobbiamo particolarmente investire, perché, come dicevo prima, la presenza nell'investimento nelle discipline STEM sarà sempre più importante per i lavori che abbiamo davanti, per i lavori del futuro, che molti dei quali neanche ancora oggi possiamo immaginare perfettamente, ma sicuramente è una componente che diventa importante, è anche una componente trasversale, quindi investire in tecnologia, in digitalizzazione è importante anche poi indipendentemente dal tipo di lavoro, dal settore occupazionale, dal lavoro che verrà fatto.
L'altro elemento di grande attenzione è quello dei differenziali salariali di genere. Allora, quindi il famoso pay gap sul quale si spende tutti i giorni appunto l'attenzione della maggior parte dei ricercatori, studiosi e anche policy maker nei diversi paesi europei. Vedete, qui c'è un dato, diciamo, c'è una nota, come dire, anche un po' intuitivamente non semplice da cogliere, sul quale ci siamo molto soffermati e interrogati. Vedete che secondo questi dati, che sono i dati dell'Eurostat, quindi i dati ufficiali che noi abbiamo a disposizione nel 2019, ma la situazione non sarà particolarmente diversa nel 2020, vediamo che ci sono paesi che hanno dei differenziali salariali di genere molto alti, intorno sopra il 15%, anche la media europea, se vedete, è intorno al 14%, l'Italia sembra invece particolarmente virtuoso perché ha solo un 4,7%. Ovviamente questo dato inganna e quindi bisogna essere particolarmente attenti, perché qui stiamo confrontando il salario medio maschile con quello medio femminile, quindi quello femminile come percentuale di quello maschile, e quindi diciamo le donne guadagnano mediamente il 4,7% in meno in Italia, mentre nella media europea il 14%. E quindi sembrerebbe che siamo particolarmente virtuosi. Il tema è che ovviamente questo è un dato grezzo, non è aggiustato, e quindi viene calcolato soltanto proprio sugli occupati, perché nel momento in cui le persone sono fuori dalla forza lavoro, perché non lavorano come nel nostro paese, dove appunto una donna su due non è proprio occupata e ha un salario pari a zero, neanche possiamo, non rientra appunto in questa categoria. Come dire che c'è un effetto di selezione sul mercato del lavoro, nel nostro paese è più forte che altrove, per cui la maggior parte delle donne, una donna su due, non entra neanche nel mercato del lavoro, non lavora, non lavorando non rientra nelle statistiche sul differenziale di genere, quindi la media di quelle che lavorano per quanto riguarda il salario è più alta di quella che sarebbe se noi avessimo una distribuzione completa delle donne sul mercato del lavoro e sulla partecipazione. Tant'è vero che tipicamente i paesi in cui il tasso di occupazione è più basso tendono ad avere differenziali anche di genere più bassi e viceversa. Quindi questi dati devono essere chiaramente aggiustati, perché il fatto che poche donne lavorino e quelle poche possano avere un salario che non è troppo lontano da quello degli uomini non è ovviamente una buona notizia per la parità di genere. Però è importante anche qui avere poi delle analisi specifiche che ci permettano di restituire il dato, per esempio nel momento in cui andassimo ad imputare una distribuzione più completa dell'occupazione femminile, anche partendo dai livelli occupazionali che danno una retribuzione inferiore. Un altro tema, diciamo, rilevante è quello proprio della distribuzione all'interno delle famiglie, perché appunto questo poi è un po' l'ottica con la quale abbiamo elaborato i diversi dati. Qui vedete come si distribuiscono le famiglie per status occupazionale, anche qui un confronto con tutti i paesi europei. Quindi in Italia abbiamo una percentuale più elevata rispetto agli altri paesi in cui non tutti e due i membri della famiglia lavorano, rispetto invece a quello che succede altrove. Il tema collegato, quando parliamo di famiglia, ovviamente parliamo di lavoro e parliamo di parità di genere, ovviamente non possiamo prescindere dal discorso sulla fecondità. Ovviamente potremmo pensare che l'avere un basso tasso di occupazione femminile, come appunto è noto nel nostro paese, potrebbe però essere, diciamo, funzionale ad un tasso di fecondità più elevato e quindi ad un numero di figli maggiori e quindi a delle famiglie più numerose. In realtà anche questo è un altro, diciamo, di quelli falsi miti, un po' come quello del differenziale salariale che si diceva prima, falsi miti che ormai non sono più confermati dai dati e dall'evidenza. Infatti in Italia il divario tra tasso di occupazione di madri e padri supera il 28%, questo è il dato più alto in Europa se escludiamo Malta. Il tasso di occupazione femminile diminuisce all'aumentare del numero di figli, questo è abbastanza intuitivo, ma soprattutto quello che notiamo guardando la relazione tra i diversi paesi è che ormai nei paesi in cui
il tasso di occupazione femminile è più elevato, anche la fecondità è più elevata, cioè questi due valori, indicatori vanno un po' di pari passo. E questo è vero anche all'interno della stessa Italia, perché abbiamo un tasso di fecondità 1,31 in Campania e 1,33 in Lombardia, e sappiamo quanto sono diverse queste regioni invece dal lato opposto per quanto riguarda l'occupazione femminile. Come dire, che questo è un altro dei temi che deve essere particolarmente monitorato, cioè noi, il nostro paese è in qualche modo intrappolato in un equilibrio di bassa occupazione femminile e bassa fecondità. Ovviamente sappiamo che entrambi sono delle anomalie, come dire, particolari, particolarmente forti nel nostro paese, che frenano la crescita economica, che frenano lo sviluppo del paese, e che quindi su cui quindi tutte le proposte, gli interventi eccetera devono avere una particolare attenzione. Sappiamo anche come ci si sta già muovendo comunque in questa direzione. Questo è un tema che è all'attenzione del policy maker chiaramente già da tanto tempo, ma quello che è interessante è che non abbiamo più quell'idea insomma che poteva essere vera nel passato, per cui le donne non lavorano o comunque di occupazione femminile sono più bassi, perché questo permette di dedicare più tempo alla famiglia e quindi anche di decidere di avere delle scelte di fecondità con un numero maggiore di figli. Questo equilibrio, questo ragionamento è saltato, perché anzi il lavoro è il motore anche può accompagnare la scelta di fecondità, ovviamente dipende da un contesto che permette alle donne di lavorare e nello stesso tempo di avere figli, che permette alle famiglie quindi di vivere serenamente le loro scelte, e nello stesso tempo che permetta anche un equilibrio all'interno della coppia tra vita lavorativa e vita familiare, che quindi rende più facile la decisione di avere anche più, per esempio, di un figlio. E nel rapporto elaboriamo molto questo aspetto, anche citando appunto diversi studi che vanno in questa direzione. Il tema infatti successivo è proprio quello del cosiddetto tempo della cura, cioè questo è un elemento fondante. Noi sappiamo, ed è ormai dimostrato da un'ampia letteratura, che quando c'è un equilibrio più bilanciato all'interno della coppia, quindi tra uomini e donne, per esempio nei tempi di cura, nei tempi da dedicare al lavoro domestico e alla cura dei figli, quando questo è più bilanciato e più equilibrato, allora vediamo anche un effetto positivo nelle scelte di fecondità, quindi abbiamo più occupazione femminile, più figli, quindi questo è un elemento trainante dell'equilibrio che dicevamo prima. E quando parliamo di questo tema non possiamo non notare che purtroppo i tempi della cura sono invece ancora molto, molto sbilanciati. Già in Europa, non soltanto in Italia, già nel 2016 il 93% delle donne cura i propri figli quotidianamente contro il 69% degli uomini, con differenziali anche molto alte appunto in alcuni paesi. E soprattutto il lavoro domestico è poco bilanciato. Il lavoro domestico è molto sbilanciato tra uomini e donne, con le donne che si fanno carico della maggior parte del lavoro domestico in maniera quotidiana rispetto agli uomini. E sappiamo appunto che questo sbilanciamento dei tempi di cura, lavoro domestico e lavoro di cura per i figli, si ripercuote nelle scelte di occupazione e di fecondità, e quindi nei risultati che poi abbiamo osservato. C'è anche un tema di occupazione part-time, la vedete appunto in questo modo: l'occupazione part-time è praticamente quasi esclusivamente femminile, non soltanto in Italia ma anche in generale nell'Unione Europea, con un calo, con un aumento diciamo dell'occupazione part-time, all'aumentare del numero di figli. Anche qui c'è un tema di part-time che potremmo appunto approfondire, che potrebbe essere anche un part-time involontario per molte donne, che quindi dipende non soltanto da un tema di offerta di lavoro, ma anche spesso e volentieri dalla domanda di lavoro, cioè da quello che poi le imprese si aspettano dalle donne. Ecco, in questo contesto si è abbattuta insomma la pandemia del Covid-19, e la pandemia ha rappresentato quella che viene definita
una she session, una recessione al femminile, con un tasso di occupazione femminile che dicevamo prima è addirittura sceso negli ultimi mesi, il valore più basso degli ultimi anni. Questo è particolarmente interessante, questa dinamica, da capire e da approfondire, perché noi partiamo da una situazione in cui comunque non c'è parità di genere sul mondo del lavoro, in particolare le donne appunto hanno questo elemento di svantaggio sul mercato del lavoro, ma tutte le crisi che noi avevamo visto in precedenza, quindi le crisi, soprattutto la crisi finanziaria, crisi economiche, sono state delle crisi che vengono definite anche dalla letteratura economica come delle man session, cioè crisi che comunque sono trainate dagli uomini, cioè si abbattono di più sugli uomini, mentre questa viene definita una she session. Perché? Innanzitutto c'è un tema di settori occupazionali, questa crisi che è del Covid ha colpito soprattutto il settore dei servizi, dove noi sappiamo che le donne sono occupate in maniera preponderante. E quindi è diverso da crisi economiche che in maniera diciamo tipica colpiscono settori ciclici o settori dell'industria o settori appunto della finanza, che invece sono a prevalenza di lavoro maschile. Quindi qua c'è un tema proprio di settori occupazionali e di diversi ambiti occupazionali che purtroppo in questo caso ha svantaggiato le donne. E poi c'è il tema che per noi appunto, che siamo all'interno di un osservatorio sulla famiglia, è anche più rilevante, legato esattamente al ragionamento che facevo prima e quindi un po' filo conduttore di questa nostra analisi, dell'aumento dei tempi di lavoro domestico e di lavoro di cura. Cioè il Covid non possiamo ovviamente vederlo soltanto come una crisi sanitaria, che ovviamente lo è stata, o una crisi di settori economici, ma ha un impatto molto forte sulle famiglie, perché ovviamente ha implicato un aumento del lavoro domestico, un aumento del lavoro di cura, un allontanamento per esempio anche delle persone anziane, su cui spesso nel nostro paese ricade parte del lavoro di cura all'interno della famiglia, una chiusura delle scuole che ha implicato di nuovo un cambiamento dei tempi di cura. Quindi questo aumento questo aumento di lavoro domestico e di lavoro di cura, già sbilanciato esante, perché lo abbiamo visto prima, tipicamente ricade sulle donne, ha aggravato il carico di lavoro soprattutto femminile, e quindi non si è equamente distribuito tra uomini e donne, ma è aggravato di più sulle donne, e quindi questo è un elemento ulteriore di attenzione che ci porta a pensare che la crisi possa essere appunto ad un impatto femminile violento, sulla quale quindi di nuovo l'attenzione ai tempi della cura e al bilanciamento all'interno della coppia, ma anche con misure appunto che possano permettere un maggiore di organizzare i tempi di vita lavorativa e familiare in maniera diversa, diventa particolarmente urgente nel momento in cui abbiamo questa pandemia. Si parla anche di she recovery, diciamo, come di she session, con l'idea che appunto sia adesso non soltanto è gravato soprattutto sulle donne, ma dalle donne possa ripartire invece un percorso anche di ripresa occupazionale, di ripresa diciamo anche in termini appunto di leadership e di decisioni prese. E in questo grafico vi faccio vedere dei risultati appunto di un lavoro di ricerca fatto proprio per capire che cosa è successo durante il Covid ai tempi al lavoro domestico, al lavoro di cura dei figli, e qui mettiamo separatamente anche il supporto durante la DAD, quindi la chiusura delle scuole che appunto hanno lavorato a distanza. E vedete come effettivamente la situazione, cioè il tempo dedicato dalle donne e dai loro partner prima del Covid, già era sbilanciato in una situazione pre-Covid tra lavoro domestico, nel lavoro domestico, sia nella cura dei figli. Ma durante il Covid, soprattutto nella prima ondata, perché in questa indagine abbiamo diviso, abbiamo valutato quella che era il lavoro sia nella prima, quello che è appunto i tempi del lavoro in famiglia,
sia nella prima che nella seconda ondata, vediamo che il divario, la forbice è aumentata, in particolare nella prima ondata e in particolare nel lavoro domestico. Gli uomini anche hanno aumentato parte del tempo dedicato alla cura dei propri figli, in particolare se confrontate il pre-Covid con il Covid, anche gli uomini stanno lavorando un pochettino di più, ma la maggior parte del carico comunque è ricaduto sulle donne. Quindi guardate per esempio questo lavoro domestico che passa da 2,3 sono ore al giorno a 3 per quanto riguarda le donne, gli uomini anche hanno aumentato un pochino, ma da 1,1 a 1,5, quindi comunque meno, non è stato compensato o ribilanciato in maniera uguale. Questo tra l'altro ci aprirebbe anche il tema appunto del lavoro a distanza che è stato fatto in questo periodo, su cui ci sono anche degli approfondimenti nel nostro lavoro. Ovviamente queste differenze purtroppo le abbiamo notate anche se guardiamo soltanto alle coppie nei quali entrambi i partner hanno lavorato a distanza. Quindi non è soltanto un tema di modalità di lavoro, perché appunto rimane questa differenza. Concludiamo, perché ho già preso appunto abbastanza tempo, ma comunque vi invito a leggere tutto il lavoro e eventualmente appunto ad approfondire con quelle che sono state un po' le nostre raccomandazioni finali o gli obiettivi che il gruppo si propone o propone insomma all'attenzione. Innanzitutto un ribilanciamento insomma del sistema di welfare, in cui ci sia una spesa maggiore per le famiglie, perché l'investimento nelle infrastrutture sociali di assistenza all'infanzia e familiari non autosufficienti è inferiore rispetto a quello che vediamo negli altri paesi, e non sufficiente per proprio portare a quell'equilibrio, a quel nuovo equilibrio di occupazione femminile e di fecondità che dicevamo prima, quindi nuovo equilibrio all'interno delle famiglie, e quindi un ripensamento del sistema di welfare. Stiamo già andando un po' in questa direzione, ma questo è un obiettivo da tenere sempre presente. L'altro elemento fondamentale è partire dalla parità di genere all'interno della famiglia, perché è dall'interno della famiglia, nella condivisione del lavoro di cura, in particolare di cura del lavoro domestico e di cura dei figli, ma è dalla condivisione all'interno della famiglia che poi possiamo rivedere un equilibrio sul mercato del lavoro e anche dal punto di vista delle imprese. Ci sono anche tanti altri ragionamenti che vanno più dalla domanda di lavoro, cioè dal punto di vista delle imprese anziché delle stesse famiglie, ma l'equilibrio è sempre di questo tipo, cioè maggiore condivisione all'interno della famiglia significa un maggiore equilibrio poi in termini di occupazione e anche di fecondità sull'esterno. Per esempio, questo si può ottenere attraverso un'estensione di congedi di paternità, congedi esclusivi, pienamente retribuiti e così via. L'altro elemento su quale appunto abbiamo di riflessione, di obiettivo, è quello della flessibilità del lavoro. Questo sappiamo che è diventato, il Covid è stato un acceleratore delle diverse forme di flessibilità, di tempo e di spazio che vanno sotto il nome generico di smart working. Il Covid non è stato un vero e proprio smart working, perché sappiamo che di flessibilità ce n'era abbastanza poca, ma ci ha permesso di riflettere, di approfondire, di accelerare un concetto del lavoro diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati precedentemente. E quindi qui l'idea è ovviamente di mantenere gli aspetti positivi, cercando invece di ridurre quelli negativi, in particolare rispetto al genere, perché c'è una forte differenza. Cioè per le donne, per il mercato del lavoro femminile, la flessibilità può essere ovviamente un forte vantaggio, ma non può esserlo nel momento in cui diventasse un elemento solo per il lavoro femminile. Quindi un ripensamento generale, come vuol dire uno smart working per le donne, ma un ripensamento della modalità organizzativa, delle modalità di lavoro per obiettivi piuttosto che per presenza fisica, ovviamente può avere degli impatti positivi sulla parità di genere, ma come dicevo deve essere pensato in questo modo, altrimenti si potrebbe addirittura rischiare di ridurre l'effetto sulla parità di genere.
C'è poi un tema culturale, non sono riuscita ad approfondirlo in questi aspetti, ma dietro quei numeri che vedevamo ci sono ovviamente degli elementi culturali, gli stereotipi di genere che possono essere sia espliciti e sia anche impliciti negli individui, ma anche nelle imprese, nei datori di lavoro, nei manager e così via, sono molto radicati nel nostro paese, a partire dalla formazione scolastica su tutto quello che è il mondo dei social media e così via. E qui c'è bisogno di un'attenzione particolare e forte, quindi un percorso. Sviluppare questo percorso culturale è parte delle sfide che abbiamo davanti. Percorsi formativi con attenzione alla presenza delle donne nelle materie scientifiche e tecnologiche per colmare quel divario delle STEM di cui abbiamo parlato prima e quindi avere delle conseguenze positive, anche questo su cui mi sono soffermata precedentemente. Rivedere i tempi della città, degli orari a tutto campo, quindi qui è un tema molto più ampio sul quale appunto il gruppo si è soffermato molto e vedete appunto le raccomandazioni, cioè i tempi sono importanti per rendere la famiglia al centro della possibilità di vivere a pieno il lavoro insieme alla vita familiare. Ripensare i tempi della scuola, questo è un altro tema fondamentale, il tema del tempo pieno che in questo momento è completamente diciamo diverso tra aree geografiche del paese e tra fasce di età, distribuito in maniera non adeguata, che potrebbe essere invece rivisto in maniera omogenea e nello stesso tempo per facilitare proprio anche gestione e i tempi di cura per le famiglie. E poi c'è il tema in generale, diciamo trasversale, delle disuguaglianze che sono state messe a dura prova durante la pandemia e quindi sul quale sono necessari degli interventi specifici. Io vi ringrazio e ho finito, diciamo, questa carrellata su quelle che sono state le nostre riflessioni, il nostro lavoro di approfondimento. Do la parola a Laura Minicucci, che è la direttrice dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità al Dipartimento per le pari opportunità. Grazie professoressa Profeta e buongiorno a tutte e tutti. Sono lieta di prendere parte oggi a questo seminario e a questo webinar e ringrazio naturalmente il Dipartimento per le politiche della famiglia per aver voluto qui anche il Dipartimento per le pari opportunità. E la mia presenza qui è del resto, diciamo, proprio il segno di quell'intreccio a cui faceva riferimento prima la professoressa Giaccardi e tra le varie politiche che concorrono poi alla parità di genere, le politiche per la famiglia, perché certamente la famiglia è un luogo in cui si sperimenta la disparità di genere e allo stesso tempo le politiche per la parità di genere vedono la famiglia come uno degli ambiti prioritari di intervento. Il report che diciamo è stato presentato oggi, ringrazio la professoressa per questa veramente excursus veramente utile, e questo report va sicuramente ad arricchire il patrimonio cognitivo di chi si deve poi occupare di policy making, quindi tutte le amministrazioni e le istituzioni impegnate in questo settore, affronta in maniera efficace delle questioni che sono cruciali anche ovviamente nel contesto delle attività che sono svolte dal nostro Dipartimento, sempre su impulso della ministra Bonetti, e attività che hanno recentemente trovato un punto di caduta importante nella presentazione lo scorso 5 agosto della prima strategia nazionale per la parità di genere, di cui vi parlerò oggi brevemente. E il report affronta questo tema con un approccio di analisi che è pienamente condivisibile e giungendo a formulare degli obiettivi e delle raccomandazioni che sono state appena illustrate dalla professoressa Profeta, che come vedremo sono fortunatamente convergenti e non a caso con quelle che poi sono emerse dalla strategia nazionale per la parità di genere. Analogamente a quanto è stato fatto per, nel caso del report, la strategia ha preso le mosse da un'analisi di contesto della situazione italiana, insomma, che diamo un po' per l'assumiamo, è stata quella che è stata illustrata dalla professoressa e quindi non mi soffermerò su come la pandemia da Covid abbia ulteriormente aggravato la situazione, rendendo proprio emergenziale la situazione relativa alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. E nel caso della strategia nazionale la situazione comunque è stata analizzata prendendo a riferimento
attraverso una comparazione con gli altri paesi europei, prendendo a riferimento il Gender Equality Index, che è stato costruito, come sapete, e viene misurato annualmente dall'EIGE. E in questo contesto l'Italia risulta al 14° posto per parità di genere, con un punteggio inferiore alla media europea e ben lontano dai primi tre paesi, nonostante sono Svezia, Danimarca e Francia, nonostante, come ha detto anche la professoressa, abbiamo compiuto dei progressi molto importanti negli ultimi anni, soprattutto in termini di leadership, di acquisizione da parte delle donne di posizioni di leadership, grazie principalmente all'introduzione della legge Golfo Mosca del 2011. Se andiamo però a vedere la partecipazione al mercato del lavoro, l'Italia, anche nell'indice EG, ovviamente si posiziona addirittura per ultima, quindi al 28° e ultimo posto in Europa. Quindi l'occupazione femminile è significativamente inferiore a quella maschile e la situazione è particolarmente critica anche con riferimento al mondo dell'imprenditoria. La strategia quindi si propone di incidere su questa situazione e puntando all'obiettivo di ridurre il gap di genere relativamente all'occupazione, come peraltro richiesto dalla strategia di Lisbona e dalla strategia europea 2020, anche prima che la pandemia da Covid generasse le influenze negative di cui si è già parlato. Ed è per l'Italia stata la prima volta che ci si è impegnati nella definizione di una strategia nazionale che non è prevista da norme di legge, ma è il frutto di una decisione politica, è stata fortemente voluta dalla ministra Bonetti. La strategia agisce in un orizzonte temporale che si concluderà nel 2026 ed intende produrre cambiamenti di natura strutturale e duratura. In particolare l'ambizione quinquennale è quella di guadagnare 5 punti nella classifica del Gender Equality Index nei prossimi 5 anni per raggiungere un posizionamento migliore rispetto alla media europea entro il 2026, con l'obiettivo di rientrare tra i primi paesi europei in 10 anni. Per l'adozione della strategia il Dipartimento ha attivato un percorso ampio e partecipato che ha preso le mosse anche dai risultati del lavoro della Task Force Donne per un Nuovo Rinascimento costituita dalla ministra Bonetti in pieno lockdown, a cui ha contribuito anche la professoressa Profeta e anche dal rapporto Colao, percorso che ha consentito di, attraverso lo svolgimento anche di tavoli di lavoro, di acquisire, valorizzando i contributi delle amministrazioni, naturalmente anche ha contribuito il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, delle amministrazioni centrali, regionali, locali, così come delle parti sociali e anche delle principali associazioni attive nel settore della promozione della parità di genere. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la strategia definisce delle misure specifiche, mentre ne individua altre di natura trasversale e si articola comunque su 5 priorità strategiche. E la prima priorità strategica, naturalmente, è attorno alla quale ruotano tutte le altre, è quella dedicata al lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, la strategia nazionale mira al raggiungimento di due obiettivi molto chiari e anche ambiziosi. Il primo, creare un mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera, competitività e flessibilità attraverso il supporto alla partecipazione femminile, anche a valle del drammatico impatto della pandemia, in particolare aiutando i genitori a conciliare vita e carriera e stimolando l'imprenditoria femminile, soprattutto in ambito innovativo. Il secondo obiettivo, ma non meno importante, è un ordine casuale, è quello di sostenere l'incremento dell'occupazione femminile, anche mediante la valorizzazione della contrattazione collettiva, ponendo l'accento sulla qualità del lavoro e rimuovendo la segregazione settoriale che va fatto promuovendo la presenza femminile in settori tipicamente maschili, ma anche la presenza maschile in settori tipicamente femminili, per creare un nuovo mercato del lavoro che sia veramente equilibrato. Strettamente poi connessa alla priorità del lavoro, come vi dicevo, le priorità strategiche sono 5 e mi ritrovo ancora nel lavoro che è stato predisposto dal gruppo di lavoro, vi sono altre 4 priorità strategiche, quindi vi è quella del reddito, che prende in considerazione le differenze retributive di genere,
quella delle competenze, che si riferisce alla partecipazione delle donne appunto all'istruzione, e in quel lì diciamo, cioè, sono tutti gli approfondimenti che sono stati anche delineati dalla professoressa con riferimento all'accesso alle donne alle discipline STEM e poi all'inserimento nel mercato del lavoro in settori, diciamo, che richiedono competenze STEM. La priorità del tempo, che è molto importante anche rispetto al tema che viene trattato oggi, che assume quale focus l'impiego del tempo non remunerato e dedicato dalle donne all'attività di cura della casa e della famiglia. E infine la priorità o dimensione del potere, che affronta la questione della rappresentanza femminile nelle posizioni di potere negli organi direzionali di natura politica, sociale ed economica. Quindi abbiamo cinque domini. Voglio anche segnalare che la strategia non prende in considerazione due domini che invece sono parte dell'indice dell'EIGE e sono il dominio della salute e quello relativo alla violenza di genere. Per quanto riguarda la salute, la situazione dell'Italia è una situazione che vede il nostro paese collocato ben al di sopra della media europea, non ci sono problemi particolari di accesso ai servizi, è tra i paesi con un punteggio più alto, ma non v'è dubbio che ci sia la necessità di promuovere una medicina di genere specifica, e la strategia, pur non dedicando una priorità specifica, tiene conto di questa necessità. Quanto invece alla violenza, la scelta che è stata fatta a monte è stata quella di valorizzare, mantenendolo distinto, il contesto programmatico ed attuativo che connota le politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulla donne, nell'ambito del quale peraltro sono a buon punto i lavori di predisposizione del nuovo piano nazionale. Non c'è dubbio tuttavia, e naturalmente come Dipartimento Pari Opportunità ci faremo carico, questo è esplicitato anche nel piano, di governare le interconnessioni tra i due diversi ambiti, che l'empowerment femminile e l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisca uno degli assi portanti anche della strategia di prevenzione della violenza maschile sulle donne. Per ognuna delle cinque priorità strategiche, la strategia nazionale definisce degli indicatori che misurano il fenomeno così com'è rilevabile oggi e dei relativi target, quindi degli obiettivi misurabili che poi ci proponiamo di monitorare nel tempo attraverso la costituzione di alcuni organismi di governance, tra cui un osservatorio che diciamo sono di imminente costituzione. E con specifico riferimento alla priorità lavoro di cui ci occupiamo oggi, la strategia si propone di incrementare il tasso di occupazione femminile di 4 punti percentuali, di ridurre la differenza del tasso di occupazione femminile per donne con figli rispetto alle donne senza figli di due punti percentuali e di incrementare la percentuale di imprese femminili. A questo fine noi proponiamo, sono state indicate nella strategia, alcune misure. Ve ne cito alcune perché non voglio appunto rubare troppo tempo, poi tutti i materiali sono disponibili comunque sul sito del Dipartimento per la Pari Opportunità, dove è pubblicata sia la strategia che delle slide di sintesi. E comunque tra le misure citerei certamente la defiscalizzazione o comunque l'adozione di altri incentivi per le imprese che assumono donne, soprattutto al sud, assumendo appunto quei divari territoriali di cui si parlava anche prima. Il potenziamento degli incentivi per il rientro al lavoro dopo la maternità, gli incentivi sotto forma di sgravi fiscali per ridurre l'uscita dal mercato del lavoro delle neomamme, ma anche delle lavoratrici a tempo determinato, l'erogazione di credito agevolato a supporto dell'espansione e sollievo delle imprese femminili, la revisione, il potenziamento del supporto alle imprenditrici mamme, l'introduzione di flessibilità aggiuntiva per lo smart working dei genitori, quindi sicuramente quel potenziamento della flessibilità che è auspicato anche dal gruppo di lavoro e che diciamo richiede molti approfondimenti anche alla luce della connotazione assunta dal lavoro agile a seguito e nel corso della pandemia. L'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, misura che è prevista anche nell'ambito del PNRR, che costituisce sicuramente punto di riferimento anche per l'attuazione della strategia, e anche delle misure per, diciamo,
un uso migliore del part-time e la riduzione del part-time volontario. Queste le principali misure che sono previste dalla strategia appunto varata lo scorso 5 agosto, ma ce ne sono anche altre che sono invece previste per la priorità strategica tempo e che sono anch'esse strettamente connesse, quindi per esempio quelle per favorire la condivisione delle responsabilità genitoriali con l'estensione del congedo obbligatorio parentale per i padri e la previsione di ulteriori meccanismi che incentivino la condivisione delle responsabilità tra i genitori, quindi anche questo è un tema che è stato tracciato nel report, lo ritroviamo tra le raccomandazioni, l'attuazione del piano asili nido, parte del PNRR, al fine di garantire una maggiore offerta di servizi per i bambini da 0 a 3 anni, e questo sa bene il consigliere Antonini, che appunto ha contribuito alla redazione della strategia come dipartimento, il potenziamento dei poli 06 e anche dei servizi integrativi, la defiscalizzazione del welfare aziendale laddove sia legato effettivamente all'erogazione di servizi o fondi per asili nido, e infine il rafforzamento nei limiti della contrattazione collettiva della possibilità di frazionare le ultime settimane di congedo genitoriale per favorire il rientro al lavoro in un'ottica naturalmente di conciliazione vita-lavoro. Mi pare quindi che vi sia una forte assonanza tra le misure che ho qui accennato, elencato e che naturalmente poi sono illustrate anche più dettagliate nel documento completo e le raccomandazioni che sono scaturite dal report che è stato presentato. Questo diciamo, allineamento per noi è importante, è la controprova che stiamo lavorando nella direzione giusta per andare nella direzione di una parità di genere insomma, effettiva che è sentita dalla collettività, come abbiamo avuto modo di constatare anche in occasione della recente conferenza G20 sulla parità di genere, è sentita veramente come impellente ormai da tutti gli attori e anche nell'ambito di paesi diciamo dove certi temi sono trattati con minore attenzione. Quindi puntare al riequilibrio della presenza femminile nei settori che risultano più remunerativi, colmare i divari di genere, colmare il gap di genere nell'istruzione, in particolare nelle materie STEM, investire in un nuovo sistema di welfare, di infrastrutture sociali per supportare la cura della famiglia, sono solo alcune delle misure che la strategia si impegna ad implementare e che insomma penso a questo che siano diciamo oggetto di condivisione. Noi come Dipartimento Pari Opportunità seguiremo con attenzione i lavori della conferenza per la famiglia e collaboreremo affinché diciamo il risultato di questo percorso strutturato che ci ha illustrato prima il consigliere Antonini possa trarre giovamento anche dai dati, dalle informazioni e dalle indicazioni che come Dipartimento possiamo fornire. Vi ringrazio e auguro a tutte e tutti buon proseguimento di lavoro. Grazie. Grazie, grazie per questo intervento. Adesso do la parola a Clara Vec del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico del Ministero dell'Istruzione. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questo importante webinar. Mi riallaccio sicuramente alle relazioni che mi hanno preceduta, in particolare a quella della professoressa Profeta, così ricca di dati che dimostrano che persistono effettivamente forti disuguaglianze nelle condizioni di benessere legate oltre che al territorio, al livello di istruzione, al genere e alle generazioni. Ora, come è noto, la parità di genere è l'equa visibilità di uomini e donne in tutti i contesti sociali, pubblici e privati, e il suo contrario è la disuguaglianza di genere, non la differenza. La parità di genere promuove quindi la piena partecipazione di uomini e donne alla vita della società. Ma le disuguaglianze sistematiche tra uomini e donne sono trasversali a tutte le altre disuguaglianze, come quella di età, di orientamento sessuale, di etnia, di religione, eccetera, e non sono compatibili neanche con i principi cardine delle società democratiche, si pensi solo per l'Italia
all'articolo 3 della Costituzione. E come abbiamo visto, in periodi di crisi come quello che ci connota, la situazione si aggrava e la maggiore presenza delle donne in posizioni non standard o nell'inattività le espone maggiormente, in caso di non occupazione, al rischio di minore copertura. Nella crisi si notano anche differenze tra gruppi diversi di donne, per esempio le meno istruite tendono a uscire dal mercato del lavoro non facendo ritorno, mentre le donne che provengono da altri paesi tendono a ritornare nel paese d'origine o a non ricongiungersi con il partner in Italia. Secondo Tindara Dabbo, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, nella lista delle capacità che garantiscono il benessere dell'individuo nella società, l'istruzione è proprio al primo posto, seguita da molte altre, come vivere una vita sana, lavorare e fare impresa, accedere alle risorse pubbliche, prendersi cura degli altri, muoversi in sicurezza nel territorio e così via. E quindi, come si evince da questo elenco, il benessere è una condizione complessa e multifattoriale. La strategia che indica l'Unione Europea per raggiungere la parità di genere è il mainstreaming di genere, definito come un processo di cui concorre l'aspetto di legislazione, la prassi e l'informazione, quindi dove sono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione progettata in tutti i campi e a tutti i livelli. Questo approccio strategico prevede l'integrazione di una prospettiva di genere nell'attività di realizzazione delle politiche, quindi dal processo di elaborazione all'attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di spesa, la valutazione e il monitoraggio. Il mainstreaming di genere è stato individuato anche dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino del 1995 come strumento principe per il superamento delle disuguaglianze. La Commissione europea l'ha poi introdotto in una comunicazione del 1996 e da allora ha continuato a promuovere l'approccio al gender mainstreaming negli Stati membri. L'ultimo documento rilevante è del 2016-2019, intitolato L'impegno strategico a favore della parità di genere. Come sappiamo, oltre agli organismi europei come l'EIGE, ogni paese ha un suo dipartimento dedicato a questo tema. In Italia è appunto la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento per le Pari Opportunità, ma ogni pubblica amministrazione si deve impegnare in questo senso. Nel rapporto del bilancio di genere steso dalla Ragioneria Generale dello Stato del MEF, nel 2019 il Ministero dell'Istruzione figura tra le amministrazioni più virtuose perché risulta che nel quadro delle spese classificate come sensibili al genere, ossia che contribuiscono a contrastare le disuguaglianze anche in modo indiretto, l'impegno del Ministero risulta pari al 30% dell'intero bilancio. Di fatto la politica del Ministero dell'Istruzione ha ritenuto sempre, e quindi anche in questo campo, un dialogo costante con le famiglie, con le quali continui, assai frequenti, sono stati e sono i momenti di confronto attraverso l'organo deputato, il FONAX, che è stato audito dal Comitato Tecnico Scientifico e intrattiene un dialogo continuo col Ministero tramite proprio la Direzione per lo Studente. Anche a seguito di questi confronti, il Ministero, nell'attuale momento di crisi, che ha reso appunto ancora più critiche le disparità socio-economiche e più a rischio le categorie più fragili, ha emanato diversi provvedimenti per sostenere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, in particolare l'occupazione femminile. Fin dal piano scuola 2021 e dalle linee guida sulla didattica digitale integrata, sempre del 20, eviterò i riferimenti legislativi per non appesantire il discorso, ma insomma, sono disponibili. Per esempio, si è previsto che l'attività didattica educativa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado si svolgesse in presenza, riservando solo alle scuole secondarie di secondo grado
di adottare la didattica digitale integrata in modo complementare a quella in presenza. Tale provvedimento ha avuto anche l'obiettivo di consentire alle donne madri di poter organizzare la propria giornata lavorativa e anche agli uomini padri, ovviamente, rispetto ai figli. Nella stessa prospettiva vanno letti i provvedimenti che garantiscono comunque sempre agli studenti con disabilità l'attività didattica in presenza, prevedono il diritto per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità riconosciuta di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, implementano il fondo 06 per aumentare i servizi educativi per la prima infanzia anche come strumento di conciliazione tra vita lavorativa e attività di cura delle famiglie, definiscono le linee pedagogiche per il sistema integrato 06 che sono state pubblicate proprio il 31 marzo di quest'anno, estese da una commissione dedicata, sostengono economicamente le scuole anche paritarie con un contributo lo scorso anno di 165 milioni a titolo di sostegno in relazione al ridotto mancato versamento delle rette durante la pandemia. Hanno previsto anche il recupero relazionale, sociale e didattico degli studenti con il piano scuola di questa estate, 510 milioni sono stati il finanziamento a questo scopo, e hanno provveduto a garantire la didattica in presenza, l'attuale piano scuola per il prossimo anno, per quest'anno ormai iniziato, e stabiliscono condizioni di sicurezza per il rientro a scuola. Un altro campo di cui abbiamo visto l'importanza, in cui storicamente il Ministero è impegnato attraverso proprio la direzione per lo studente, è l'abbattimento degli stereotipi, secondo cui le ragazze sarebbero più portate per le materie sociali e umanistiche e i ragazzi per quelle tecniche e scientifiche. Un buon processo di mainstreaming di genere in questo caso fa in modo che tutte le persone possano scegliere cosa studiare a prescindere dal sesso, liberando questa scelta proprio dalle influenze degli stereotipi. Ciò significa anche e soprattutto prevenire una segregazione del mercato del lavoro e nelle carriere del domani, come si è visto precedentemente. In tale contesto il Ministero ha avviato una serie di iniziative nel quadro dell'educazione al rispetto, già emanate a seguito della legge 107 del 2015, linee guida emanate nel 2017. Così, in collaborazione proprio col Dipartimento delle Pari Opportunità, ogni anno nel mese di marzo dà via all'iniziativa il mese delle STEM, con l'obiettivo di promuovere tali discipline nelle scuole di ogni ordine e grado. In occasione dell'8 marzo viene quindi emanato ogni anno un bando di concorso che si intitola STEM femminile e plurale, che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM, proprio per incoraggiare anche gli studenti a sviluppare, i maschi, a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardante questo tema. L'obiettivo del concorso rientra sempre quindi nel piano prioritario di educazione al rispetto pubblicato sul portale Noi Siamo Pari del Ministero. Il concorso ha previsto finora un paio di sessioni nel 2017, 2018 e nel 2019 con appunto varie tornate che hanno avuto temi diversi, scienziati di ieri e di oggi, il diritto di contare, un gioco da ragazze, sistema d'accesso libero e devo dire molto ben accolte dal pubblico delle scuole. Da ultimo ricordo l'impegno del Ministero nel sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche che propongano progetti destinati a ridurre ogni disuguaglianza e in questo caso la disuguaglianza di genere, educare al rispetto e contrastare la violenza contro le donne, che ha avuto un finanziamento complessivo pari a 550.000 euro e che ha visto anche privilegiare le zone geografiche d'Italia
in cui il fenomeno è particolarmente evidente, quindi come abbiamo visto il sud, ma anche le fasce periferiche delle grandi città, perché appunto c'è una differenza anche in questo caso. Io ho finito, spero di essere stata concisa e comunque sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie. Grazie molte per l'intervento di Clara Rech. Adesso passiamo a Federico Gerbaudi della Direzione Sanità e Welfare, responsabile della programmazione e attuazione degli interventi in materia di promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti, io sono Federico Gerbaudi, appunto come mi ha presentato la dottoressa Profeta, mi occupo di politiche di conciliazione in generale di occupazione femminile nella Regione Piemonte. Sono molto contento perché le tematiche sulla conciliazione sono tematiche che hanno una valenza nazionale più che regionale. Infatti la Regione Piemonte ha un tasso di occupazione femminile pari al 57,8%. Ho visto anche le altre regioni un po' più virtuose del Piemonte, come la Lombardia, il Veneto, che però hanno livelli di tassi di occupazione femminile che comunque sono sempre sotto gli standard previsti dall'agenda di Lisbona e dalla strategia Europa 20, quindi è giusto che ci sia un coordinamento nazionale su queste politiche. Io dovrei parlarvi degli interventi della Regione Piemonte, ho solo un quarto d'ora, prenderò tutti gli aspetti da un punto di vista un po' più superficiale, vi chiedo scusa, sono comunque però a disposizione per eventuali chiarimenti, se per caso c'è qualcosa da approfondire. Io adesso ho preparato delle slide per non annoiarvi, che adesso condivido subito con voi. Mi dite solo se vedete tutto, perché io non vi vedo. Si vede? Sì, si vede, grazie. Allora inizio. Solo un po'. Ok, allora mi sono fatto anche una traccia per cercare di stare nel quarto d'ora e non sforare troppo. Dalle prime programmazioni, quelle del 2006-2013, e con le risorse del Dipartimento per l'Opportunità, c'è venuto incontro, perché se vi ricordate nel 2007-2013 è iniziata la crisi, o la prima crisi a livello nazionale, a livello mondiale, quindi alcune risorse sulla conciliazione ci sono state tolte dal Fondo Sociale Europeo per dedicarle alla crisi. Quindi grazie alle risorse anche del Dipartimento siamo riusciti a continuare a fare programmazione sulle politiche di conciliazione. Abbiamo sempre cercato di avviare questo percorso per favorire la realizzazione di concreti cambiamenti nella società e nel mondo, con particolare attenzione alla conciliazione tra vita lavorativa e condivisione delle responsabilità. Passiamo però invece a quella che è la programmazione attuale, quella 14-20, dove abbiamo proseguito su questa strada con interventi sempre a favore della conciliazione e della condivisione delle responsabilità di cura, e abbiamo intercettato sia persone disoccupate che persone occupate. Possiamo riassumere queste politiche in quattro interventi: i voucher di conciliazione, il bando sull'assistenza familiare, che hanno come destinatarie persone disoccupate, o almeno prevalentemente, gli interventi sul welfare aziendale territoriale e la misura per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, che sono dedicate alle persone occupate. Passiamo dal primo intervento, quello sul welfare aziendale. Le misure sul welfare aziendale si inquadrano in un più ampio campo di intervento che è denominato WeCare, che sta per Welfare Cantiere Regionale.
La strategia We Care, che è attualmente ancora in fase di attuazione, è nata nel 2017 da un lavoro, da un tavolo interassessorile che ha coinvolto 4 assessorati della Regione Piemonte e le 2 autorità di gestione sia del Fondo Sociale Europeo che del FESR. Prevede un set di diversi interventi di sostegno all'innovazione sociale che potete leggere e ha tra l'altro l'obiettivo di stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, come ad esempio le enti del terzo settore e le imprese. La strategia si articola concettualmente in interventi tra loro integrati che vanno appunto a costituire un piano complessivo di sostegno ai processi di innovazione sociale. Cerco di andare veloce. Sempre rimanendo nell'ambito del welfare aziendale, l'obiettivo di questi interventi è quello di contribuire a sviluppare un sistema di welfare piemontese coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale nella progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale. Un primo aspetto innovativo di questo intervento è la progressiva e la complementare sensibilizzazione alla tematica dei soggetti potenzialmente interessati, che sono i lavoratori, le imprese e la cittadinanza e il territorio in generale. Questa progressiva sensibilizzazione è attuata in 3 step attraverso 3 misure complementari, dove le prime 2 sono propedeutiche alla misura vera e propria di attivazione e sperimentazione dei piani di welfare. Quali sono queste misure? Abbiamo un primo bando che è finalizzato a sostenere azioni di animazione istituzionale nel tessuto imprenditoriale del territorio piemontese sulle tematiche del welfare aziendale. Abbiamo poi un secondo bando finalizzato a coinvolgere direttamente le imprese mediante enti aggregatori, le imprese e i lavoratori. Questi enti aggregatori sono le associazioni varie di imprese e di lavoratori. Riguardo l'adozione dei piani di welfare aziendale territoriale, rendendoli consapevoli delle opportunità che questi piani hanno. Adesso qua abbiamo una rappresentanza sia del mondo produttivo che dei sindacati. Sapete benissimo che spiegare ai lavoratori e agli imprenditori tutte le opportunità del welfare aziendale non è una cosa scontata, ci va tempo, e queste misure hanno appunto questa finalità. Poi abbiamo il bando vero e proprio, quello che prevede i servizi di welfare. Il bando appunto prevede questi servizi di welfare e ha il compito di finanziare progetti strutturati di piani di welfare appunto aziendali e territoriali, rivolti in prima battuta ai dipendenti delle aziende che realizzano i piani di welfare ed eventualmente estesi a tutti gli altri lavoratori che sono sia in contatto con le aziende, quali ad esempio i lavoratori atipici che sono sempre esclusi da queste politiche, collaboratori, fornitori, e possono essere estesi anche al territorio in generale. In questo caso cerchiamo di coinvolgere anche le microimprese, che per loro natura non possono realizzare un piano di welfare autonomo, ma possono rientrare o nelle reti o nel territorio in generale. Ulteriori aspetti innovativi di questo bando sono uno stimolo alla creazione di partnership tra imprese, che danno sicuramente una sostenibilità alla progettazione. La formalizzazione di una rete istituzionale che rafforzano questa sostenibilità, l'estensione della disponibilità dei servizi di welfare anche ai lavoratori atipici e anche a tutti gli altri lavoratori e al territorio in generale, e anche il sostegno all'istituzione della figura del welfare manager, che adesso è in fase di studio perché questi progetti si concluderanno a fine anno. Stiamo cercando di delineare un po' questa figura, che deve essere comunque una figura in possesso di buone capacità di comunicazione interpersonale, problem solving, soprattutto in quei piani di welfare condivisi tra più aziende. Quali sono i servizi di welfare previsti? Naturalmente sono tutti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita di lavoro, alle politiche per le pari opportunità e al sostegno alla cultura del benessere globale dei lavoratori. Per quanto riguarda i servizi di conciliazione, abbiamo i servizi di telelavoro smart working, i servizi educativi per l'infanzia, servizi di cura per familiari anziani non autosufficienti e i vari servizi aziendali, quelli per esempio il maggiordomo aziendale oppure sportelli di pratiche di consulenza fiscale o contributiva.
Per quanto riguarda invece le politiche per le pari opportunità, sono previsti servizi di sostegno alla maternità e alla paternità, informazione e sensibilizzazione alla condivisione delle responsabilità di cura, percorsi di sostegno al rientro lavorativo dopo una lunga assenza per motivi di conciliazione, l'integrazione sociolavorativa delle persone con disabilità attraverso la figura del disability manager. Per quanto riguarda invece il sostegno alla cultura del benessere globale dei lavoratori, abbiamo iniziative di formazione e informazioni inerenti alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e attivazione di sportelli di sostegno psicologico, per esempio rivolti ai genitori con figli adolescenti o problematici. Come vedete, il bando non prevede il classico buono Amazon, il buono carburante, il buono palestra, tipico di questi servizi di welfare. Ciò non esclude però che i piani di welfare adottati possano contenere ulteriori servizi individuati dai singoli progetti. Naturalmente questi servizi se li devono pagare le aziende. Noi finanziamo solo questi servizi che voi state vedendo. Con questo concludo i servizi sul welfare aziendale. Passiamo ai voucher di conciliazione. È una misura che prevede l'assegnazione di voucher che sono finalizzate ad agevolare la partecipazione di percorsi di politica attiva che si traducono o in un tirocinio o un inserimento lavorativo. Questo intervento intende favorire l'accesso nel mondo del lavoro a quelle persone che a causa per i carichi familiari non riescono ad accedere ad opportunità occupazionali. Si tratta in sostanza di un bonus spendibile per l'acquisizione di servizi di cura alla persona che possono essere sia pubblici che privati. Per esempio sono i servizi per la prima infanzia, i servizi per disabili o per anziani. Le persone destinatari possono usufruire di questi servizi per la durata della politica attiva. Nel caso del tirocinio, tutto il periodo del tirocinio. Nel caso di inserimento lavorativo, per i primi 6 mesi. Un importante aspetto innovativo di questo intervento è che le persone destinatarie non devono adeguarsi ad una scelta del servizio di conciliazione ad un catalogo precostituito, ma sono loro che scelgono direttamente la struttura. Questa struttura poi sarà convenzionata, ma naturalmente questa struttura dovrà essere abilitata a svolgere l'attività, costituirà poi una rete di conciliazione che si costituirà appunto sul tempo. Vado molto velocemente, questa qui è la brochure, la locandina di questo intervento, è una delle tante brochure, e passo velocemente all'intervento sul rientro lavorativo dopo la maternità. L'acronimo RIENTRO, che è il migliore che mi sia mai riuscito, sta per rimanere entrambi responsabili e occupati. Entrambi sta per i due genitori e sintetizza bene quelli che sono gli obiettivi del bando. L'intervento si concretizza nell'erogazione alla madre lavoratrice dipendente del settore privato oppure lavoratrice autonoma oppure imprenditrice di microimpresa di un incentivo una tantum finalizzato a premiare il suo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o affidamento del minore, qualora il padre, che deve essere rigorosamente un lavoratore dipendente nel settore privato, fruisca del congedo parentale. In questa slide ho voluto sintetizzare con un disegno quello che vi ho appena detto. Questo segmento, tutto colorato che vedete, indica il percorso ipotetico di una mamma da quando è incinta a quando il figlio compie un anno. Perdonatemi la semplificazione, ma solo per chiarezza. A un certo punto il segmento diventa rosa, questa è la fase della maternità obbligatoria. Il bando finanzia il momento in cui il segmento giallo, cioè il momento più delicato per la mamma, finisce la maternità obbligatoria della mamma, il papà sta fruendo dei congedi parentali e si occupa del bambino, la mamma torna a lavorare e il bambino non ha ancora compiuto un anno. Naturalmente il bando comprende anche i nuclei familiari monoparentali, composti dalla sola madre, in questo caso l'incentivo viene erogato esclusivamente a fronte del suo rientro. Quali sono gli aspetti innovativi di questo bando? Innanzitutto un tentativo di contrasto a quello che è il radicamento culturale e la persistenza di tradizionali modelli che scaricano direttamente sulla figura materna il lavoro di cura.
e poi ho anche un tentativo di diffusione della conoscenza di tutte le opportunità sulla normativa nazionale in tema di maternità e paternità. Questa è una delle locandine di questo intervento. Vi parlo adesso dell'ultimo intervento sull'assistenza familiare, che un po' scavalco con il prossimo intervento, però riguarda anche un po' anche queste le tematiche che sono oggetto dell'incontro di oggi. La misura ha principalmente due obiettivi. Cercare un intervento sui servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare e ha due principali obiettivi, appunto come vi dicevo, dare dignità ai servizi di cura che sono svolti nella maggior parte dei casi da donne, riconoscendo quella che è la loro professionalità e le loro competenze, che vengono in questi progetti acquisite anche in contesti informali e non formali. E poi proseguire un percorso di consolidamento della rete di strutture pubbliche e private che operano nell'area dell'assistenza familiare. In questa slide ho cercato un po' di riassumere brevemente tutti quelli che sono, in cosa consiste l'intervento, cioè nell'attivazione e messa in rete di servizi sia per gli assistenti familiari, quali servizi al lavoro, supporto alla collocazione delle famiglie attraverso l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo, attivazione di percorsi di qualificazione, la formazione complementare finalizzata all'ottenimento della qualifica di assistente familiare. L'intervento prevede anche servizi a supporto delle famiglie che cercano un assistente familiare e prevede servizi come supporto all'attivazione e conduzione del rapporto di lavoro e incentivi economici finalizzati alla regolarizzazione dei contratti di lavoro. Parliamo un po' degli aspetti innovativi. Un particolare aspetto innovativo dell'intervento è l'integrazione delle aree lavoro, pari opportunità, delle politiche sociali e della formazione professionale, che sono aree che in genere dialogano poco tra loro. Noi abbiamo costretti a dialogare tra loro. Questo dialogo ha consentito un aumento della qualificazione dei servizi di cura, una qualificazione delle persone destinatarie, un consolidamento dei servizi organizzato in rete e un tentativo di favorire i meccanismi di contrasto al lavoro sommerso. Questa è una professione dove il lavoro sommerso la fa da padrone. Quindi abbiamo cercato con incentivi di tentare anche, ci siamo posti anche questo obiettivo. In quest'ultima slide invece ho voluto fare un gioco, ho cercato di verificare in vista, soprattutto per la prossima programmazione del Fondo Sociale Europeo, la rispondenza delle 5 priorità della nuova strategia nazionale per la pari opportunità di genere rispetto ai contenuti dei nostri interventi, e ho rilevato che in sostanza questi interventi sono coerenti con il quadro di riferimento delineato dalla strategia. Ognuno dei nostri interventi rientra in uno o più ambiti di riferimento delle 5 priorità strategiche. In particolare maggiore riferimento all'area lavoro, segue il reddito, il tempo, le competenze e infine la leadership. Le ho messo appunto in ordine secondo i nostri interventi di frequenza, diciamo così. Rispetto a quest'ultimo, sulla leadership, va però precisato, non è vero, che le nostre misure non intervengono direttamente sulla leadership femminile, ma sostengono però il mantenimento dei percorsi di carriera delle donne nelle posizioni di leadership. È un gioco più che altro di difesa più che di attacco, però ci stiamo ragionando, io e il mio dirigente Osvaldo Milanesio, nel futuro, per la prossima programmazione, di dare anche un po' spazio anche all'aspetto sulla leadership. Io ho cercato di essere veloce, di stare nei tempi, mi rendo conto di essere stato molto superficiale, però sono disponibile ad eventuali quesiti se avete dubbi. Vi ringrazio. Eccomi, grazie per questo intervento, Federico Gerbaudi. Passo la parola a Simona Lembi, Presidente della Commissione Pari Opportunità di ANCI.
Sì, molte grazie. Vorrei provare ad essere molto sintetica, stante le molte cose che sono all'attenzione di questo confronto. E prima di farlo vorrei ringraziare moltissimo per l'invito che è stato avanzato ad ANCI, dall'Istituto degli Innocenti e dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Anche noi siamo impegnati da anni ad approfondire questioni come quelle che stiamo affrontando oggi e per noi è un'interlocuzione questa particolarmente preziosa. E desidero anche, in apertura di questo breve intervento, manifestare tutto il nostro apprezzamento per il documento di lavoro che abbiamo avuto e che è stato presentato, coordinato da Paola Profeta e che rappresenta anche un punto di riferimento molto importante per mettere a sistema i dati che hanno a che fare esattamente con le questioni che affrontiamo oggi. Vorrei quindi, concentrarmi su tre questioni. La fotografia di contesto, entrando nel merito di alcune questioni più precise nei molti dati che sono già stati raccontati, una valutazione sulle attività sistemiche che pure noi stiamo promuovendo e una proposta pratica che ANCI ha nell'interlocuzione con il Ministero ed in particolare con il Dipartimento delle Pari Opportunità ed in particolare con la Ministra Bonetti sulla strategia per la parità di genere 21-25. Prima questione. Dentro i più ampi dati di questa enorme crisi, bisogna proprio dirlo, non uno dei tanti tempi che stiamo attraversando, ma una crisi profonda da cui non siamo ancora usciti, su cui ci sono certamente molte leve, penso al PNRR, ma che non abbiamo bisogno in alcun modo di trattare, in modo rassicurante, ci sono alcuni dati che a noi hanno colpito moltissimo. Il primo ce lo ha raccontato Istat quando ci ha detto che dell'insieme dei posti di lavoro andati perduti nel 2020 in questo paese almeno il 60% erano precedentemente occupati da donne. Il secondo ce lo ha raccontato l'Ispettorato del Lavoro che monitora le dimissioni volontarie dal posto di lavoro nei primi 3 anni di vita dei figli e ci dice che nel 2020 circa l'80% delle dimissioni volontarie nel posto di lavoro pagato in epoca pandemica è stato presentato dalle mamme. Discuterei a lungo del fatto che la burocrazia definisca queste dimissioni volontarie, ma non è questo il contesto. Terzo dato, siamo diventati fanalino di coda per l'indice di occupazione giovanile femminile più basso d'Europa, tra i 24 e i 29 anni. Eravamo nel 19 al penultimo posto, dietro di noi la Grecia, siamo diventati l'ultimo. Queste questioni, e cioè una perdita di lavoro femminile esplicita, netta, a conseguenza della crisi sanitaria Covid-19 e della crisi economica che ne è seguita e che stiamo attraversando, le fragilità che gli uomini e le donne, in particolare le donne, hanno in particolari fasi della vita nel mondo del lavoro e le questioni di accesso delle donne nel mondo del lavoro, quindi in una fase di vita giovanile, sono questioni nodali quando si vuole affrontare il tema del lavoro pagato. E questa fotografia, secondo aspetto, porta con sé alcune questioni enormi a cui voglio semplicemente fare un cenno. Non ho il tempo qui di argomentarlo e siamo in una platea che conosce questi temi, ma voglio ribadirli. La prima questione è quella che il lavoro pagato, che noi affrontiamo in modo esplicito oggi, è strettamente legato con quello non pagato, definito lavoro di cura, ma è sempre lavoro, non è un hobby, non è un bene accessorio nelle nostre vite quotidiane, ma è un lavoro non pagato ed è un lavoro necessario, non retribuito e non equamente distribuito tra uomini e donne. Aggiungo a questo che non si tratta in alcun modo di una questione privata, relegabile nella contrattazione tra coniugi o conviventi, che sono soggetti impari anche all'interno della famiglia.
È una questione politica, uso questo termine, politica, di non partitica, anche partitica, ma politica, di attribuzione di valori all'interno di una società. E quindi perché è politica da affrontare sul piano pubblico e quindi istituzionale? Terza questione, altra questione sempre sul tema della cura, voglio sottolineare che non si può in alcun modo trattare la cura come un fatto legato alla fragilità. Tutti noi, in diversi momenti della vita più o meno, abbiamo bisogno di cura o elargiamo cura nei confronti dei nostri cari, siano piccoli, anziani, non qualcosa che ha a che fare o da trattare solo come questione di fragilità, ma che va tenuta in piena considerazione nel fatto che è una parte della vita anche di tutte le persone che fragili non sono affatto. Terza questione, e su questo secondo aspetto mi fermo, proprio per la complessità del tema e per la ricaduta che ha nella vita quotidiana delle persone, uomini e donne, abbiamo l'urgenza di superare una strategia di azioni contingenti e arrivare ad azioni sistemiche. Questa è l'urgenza che la crisi pandemica ci pone davanti e che, come diceva prima bene chi mi ha preceduto, non può essere affrontata dicendo torniamo come prima, ma ha bisogno invece di un modo di pensare, ragionare agli strumenti dell'oggi per fare meglio di quello che la crisi pandemica ha mostrato oggi con tutti i suoi limiti. Non è un caso che siano le stesse istituzioni europee, la Commissione, mentre mette a disposizione, inventa questo grande piano che vuole ridisegnare le nostre economie, mette a punto il piano per la parità di genere 2025, non è un caso che il nostro governo è stato presentato prima, mette a punto una strategia per la parità di genere 21-25 e che anche su questo ambito, per la prima volta, io dico finalmente, riunendosi, le ministre delle pari opportunità del G20 abbiano anche detto, tra molte altre cose, di provare sulle questioni legate al lavoro, di uscire da un approccio quantitativo, arrivare al 60% di occupazione delle donne entro il 2010, ormai pienamente disatteso, ad un approccio qualitativo che guardi alla fragilità e ai nodi, diciamo così, ai nodi delle disuguaglianze nel mondo del lavoro. Il fatto che siamo impari nel lavoro pagato, che c'è una segregazione orizzontale per cui più donne sono nei lavori più poveri, che c'è un differenziale salariale in ogni ambito del mercato del lavoro, sia in lavori meno o più qualificati, che c'è una disuguaglianza nelle carriere che si traduce in una disuguaglianza anche nel trattamento pensionistico e che c'è una disuguaglianza esplicita nel rapporto tra genitorialità e lavoro pagato. Una vera e propria discriminazione per le madri nel mondo del lavoro pagato. Allora, se arriviamo a questo, e questa è la terza cosa che vorrei dire qui, cogliendo l'occasione che è stata proposta ad ANCI di un confronto molto pratico sulle questioni del lavoro, ANCI ha proposto al governo di esplicitare come sulle questioni di parità di genere, non possano limitarsi ad essere affrontate in un rapporto tra governo europeo e governi dei paesi membri, ma che se si vuole lavorare sulla efficacia delle azioni di parità, c'è bisogno di tradurre a terra quelle azioni, coinvolgendo per esempio anche gli altri 8.000 comuni italiani. Non c'è una sola delle cose che io ho sentito oggi, a partire dagli asili nido, per esempio, che non abbia a che fare con le questioni che i comuni e le amministratrici e gli amministratori affrontano quotidianamente sul territorio nazionale. Vale così per ogni altro paese europeo, certamente vale in Italia. Quello che abbiamo proposto quindi è di lavorare su un piano
per l'uguaglianza di genere, è comunale, non più una strategia come fanno i soggetti come i governi e anche i soggetti europei, ma invece un piano, cioè qualcosa che è molto legato al fare quotidiano delle amministrazioni pubbliche, cioè quello che fanno i comuni, di tradurre principi, obiettivi, valori in servizi pubblici che i cittadini possono davvero e le cittadine possono davvero esigere nella loro vita quotidiana. Due, le questioni che vorremmo fossero messe in questo piano per l'uguaglianza di genere e dei comuni, e che voglio qui esplicitare, ce ne sono cinque, ma ci limitiamo alla questione del lavoro pagato e del lavoro non pagato. Primo, sul piano del lavoro pagato, molti comuni si stanno misurando sull'ipotesi di individuare un maternity e un paternity manager che segua i progetti e le azioni di affiancamento al lavoro nei primi 3 anni di vita dei figli, escluso ovviamente il periodo di maternità e di paternità di congedo obbligatorio. Secondo, quello di poter creare un fondo rivolto in particolare all'imprenditoria femminile e rivolto in particolare all'imprenditoria giovanile femminile. Terzo, promuovere azioni premianti per quelle imprese che promuovono azioni a sostegno dell'occupazione più sfavorita e anche per quelle azioni e quelle imprese che promuovono azioni e progetti sulla presenza paritaria di uomini e donne nel mondo del lavoro. Quello che vorremmo sostenere anche con più forza è quello di favorire il part-time. C'è un dibattito molto ampio, molto acceso sul part-time che non voglio toccare per ragioni di tempo, ma certamente favorire le richieste di part-time nei comuni e nelle imprese del territorio a chi ne fa richiesta nei momenti in cui si è più in difficoltà sul mondo del lavoro pagato, e cioè nei primi anni di vita dei figli e quando ci si occupa di cura per gli anziani, prevalentemente per gli anziani a carico. E aggiungo a questo invece un'altra parte legata più alla questione del lavoro non pagato, i cui nodi ho già indicato prima: è un lavoro necessario, non è retribuito, non è equamente distribuito ed è una questione da affrontare sul piano pubblico e istituzionale. Qui i comuni possono essere ancora più concreti, in primo luogo ampliando e rimodulando la rete dei servizi educativi. Apprezziamo molto il fatto che si possa lavorare insieme per aumentare i fondi per i servizi 03 e più complessivamente per i servizi 06. La seconda azione è quella di promuovere un patto più forte tra il pubblico e il privato per l'apertura anche di nuovi nidi aziendali. Quella dei nidi non è solo una questione pubblica, credo che vadano chiamati a condividere questo impegno anche il più ampio settore privato di questo paese. Terzo, promuovere misure anticrisi che siano prevalentemente agite in questa fase di crisi economica, che non vogliamo diventi una crisi sociale, sia nei nidi, nei servizi per l'infanzia, sia per i servizi per gli anziani, capaci di rispondere a chi perde il lavoro, a chi è in cassa integrazione o a chi è alla ricerca di un nuovo lavoro in questa fase così particolare della crisi economica. Terzo, prevedere indicatori di cura per cui in ogni nuovo insediamento urbano, perché su cui i comuni, le città metropolitane, anche le regioni si misurino, chi interviene in un nuovo insediamento possa prevedere anche nuovi servizi alla persona per quel territorio, sostenere l'assistenza domiciliare, la prevenzione a sostegno delle assistenze familiari e dei caregiver, individuare cure domiciliari in raccordo con i servizi cui dare valore e riconoscimento e più complessivamente ampliare e ripensare la rete dei servizi per gli anziani e i soggetti fragili a partire dalle CRA a favore di una maggiore integrazione sociosanitaria e di una nuova e più umana concezione dell'invecchiare. Questi due temi, quindi, legati al lavoro pagato e al lavoro non pagato, stanno nelle corde più
pratiche delle azioni quotidiane dei comuni e che noi vorremmo individuare in piani per l'uguaglianza di genere da sostenere in ogni comune italiano. Certo, ed è la cosa su cui concludo, abbiamo molto bisogno in questo ambito di fare rete e sistema per ogni livello istituzionale che c'è sul territorio italiano. Mi fermo qui, sono molto disponibile ovviamente a rispondere ad ogni domanda per entrare più nel merito delle questioni a cui ho appena fatto cenno. Grazie. Grazie mille per il suo intervento. E ora do la parola a Susanna Camusso, responsabile per le politiche di genere della CGIL. Grazie di questa occasione di confronto e grazie alla professoressa Profeta per il report su cui ci invita a discutere oggi. Abbiamo, come dire, come normale sforato i tempi di questo webinar, per cui proverò, come dire, ad andare rapidamente. Alcune affermazioni quindi saranno, come dire, molto secche, ma è una ragione necessaria. Io credo che bisognerebbe partire, per ragionare di lavoro delle donne, a dirci che la pandemia ha avuto degli effetti disastrosi, ma ha anche dimostrato alcune cose. Una di quelle che ha dimostrato è che il lavoro delle donne è stato essenziale. Parlo del lavoro retribuito, non sto parlando in questo momento del lavoro domestico di cura, è stato essenziale, è stato un fondamento, come dire, della resilienza della nostra società in quella stagione. Ciò nonostante, quel lavoro è mediamente un lavoro più precario, più discontinuo, spesso molto informale, spesso a termine, mediamente peggio retribuito di tanti altri lavori. Allora, io credo che bisognerebbe partire da qui, perché c'è una gerarchia del valore del lavoro che agisce nei confronti dell'occupazione femminile, del lavoro femminile. Cosa ha dimostrato? Da un lato la fragilità dell'infrastruttura sociale del sistema di welfare, l'hanno già detto molte negli interventi precedenti e condivido, penso che non sia solo una questione, la crisi dell'occupazione femminile che si è dimostrata non solo nel nostro paese, perché i dati di riduzione dell'occupazione femminile non sono solo dati italiani, sono dati anche se in proporzioni minori anche del resto di Europa, però quella diminuzione non ha, secondo me, nel nostro paese solo l'effetto derivante dai settori colpiti. Cioè non possiamo attribuire quella diminuzione esclusivamente al fatto che sono i servizi al terziario e al turismo, anche perché gli effetti per molti di questi settori li vedremo nell'ultima parte dell'anno, non li abbiamo ancora visti dal punto di vista dell'occupazione effettiva, ma in realtà la diminuzione è intervenuta in particolare perché la precedente crisi, dopo la crisi finanziaria, le misure che si sono utilizzate sono state misure che hanno apparentemente incentivato l'occupazione femminile, ma nei fatti marginalizzato l'occupazione femminile. Politiche di incentivi che vengono sistematicamente riproposte sono politiche che però non hanno effetto in termini di stabilità e qualificazione del lavoro, e ormai gli studi sui processi di incentivazione nel nostro paese rispetto all'occupazione hanno ampiamente dimostrato gli effetti di marginalizzazione e di precarizzazione ulteriore. E io credo che noi dobbiamo uscire dall'idea che c'è un tema di protezione della debolezza femminile, perché non c'è un tema di debolezza, c'è invece esplicitamente un tema di discriminazione, di ostacoli che vengono proposti e che devono essere rimossi. Da questo punto di vista, per esempio, non si può continuare ad affrontare il tema della segregazione del mercato del lavoro semplicemente come stimolo incentivo per andare nelle professioni più ricche, perché la segregazione è reciproca ovviamente. Ci sono settori che sono pressoché esclusivamente maschili e settori che sono pressoché esclusivamente femminili, o noi rimuoviamo le ragioni totali degli stereotipi che portano a questa divisione, oppure facciamo una proposta
che è di pura omologazione maschile, che non credo sia un elemento di forza per le donne, perché invece rafforza la discriminazione sul resto. Questo lo dico perché, per esempio, io penso che noi siamo un paese che ha uno straordinario bisogno di investimento in tecnologie, non solo in investimento materiale, ma un investimento innanzitutto di istruzione e diffusione delle competenze, ma non è questo, cioè non è l'apprendimento maggiore delle tecnologie che supera e determina parità di genere. I numeri che ci sono stati proposti anche prima rispetto alla percentuale di STEM in paesi come la Svezia, che dal punto di vista della parità di genere sono sicuramente più avanti, ci dicono che non è questa la chiave attraverso la quale tu superi la discriminazione esistente. Quindi distinguerei tra interesse generale del paese e invece politiche specifiche per le pari opportunità. Poi sosterrei anche che non c'è ragione al mondo dal punto di vista dell'equilibrio del benessere dei paesi e delle persone per cui si debba dare per scontato che professioni finanziarie piuttosto che digitali valgano comunque sempre di più delle professioni connesse ai servizi, alla cura delle persone e al loro benessere. Perché o noi rimuoviamo, come dire, questa concezione, o io penso che le discriminazioni nei confronti del lavoro femminile continueranno a essere molte. Vado rapidamente su alcuni, come dire, strumenti obiettivi che ci sono. Si è molto parlato di stereotipi, quindi di nuovo non devo fare la premessa. Insisterei sul fatto che noi abbiamo un problema di rimozione generale degli stereotipi e non solo per certi aspetti. E che se c'è un difetto, per esempio, del PNRR, è non avere previsto come misura essenziale dell'istruzione l'obbligatorietà e l'estensione fin dai servizi educativi per l'infanzia di contrasto agli stereotipi e l'educazione al rispetto. Lo dico come tema generale che riguarda il tema della discriminazione, ancor di più lo dico sul tema della violenza nei confronti delle donne, che è fenomeno crescente durante la pandemia e che ha anch'esso delle conseguenze poi sul lavoro. Secondo, io credo che ci sia bisogno, perché tante ragioni della discriminazione sono appunto figlie degli stereotipi e delle culture, della cultura del paese, di alcune iniziative che facciano, come dire, dell'elemento legislativo un elemento di cambiamento della cultura. Abbiamo un'esperienza da questo punto di vista, pensiamo a cosa volle dire ai tempi la legge sulla maternità e l'introduzione esplicita nel dibattito pubblico e nella norma del fatto che non era un fatto privato e non era, come dire, un fattore che doveva portare all'esclusione dal lavoro. I temi che io vedo come da questo punto di vista essenziali sono: uno, il part-time involontario, perché tra le ragioni di discriminazione c'è, soprattutto nei percorsi di carriera, continua ad esserci il fatto che la presenza a tempo pieno nel lavoro o meno sia un effetto che ha poi delle ragioni su carriere che sono misurate soprattutto sulla disponibilità di tempo per il lavoro e il fatto che alla necessità di molte lavoratrici si aggiunga il fatto che poi il part-time è anche involontario, credo che sia una beffa che non può più essere sopportata. Seconda cosa che io credo che sia molto simbolica ma necessaria è una rapida accelerazione della paternità obbligatoria. Finché rimane nella decisione, nella determinazione di alcune giornate, non, come dire, cambia né il modello culturale, né non solo l'esperienza che noi stiamo facendo, è un'esperienza per cui molti lavoratori, in particolare giovani padri, che sono quelli che si propongono di utilizzare, i congedi, si sentono rispondere dalle direzioni: ma non hai una moglie. Perché qui bisogna contrastare anche una possibile discriminazione nei confronti degli uomini sul lavoro se utilizzano degli strumenti, e quindi l'obbligatorietà è essenziale anche a questo fine. E da questo punto io credo che anche tutti i ragionamenti che si fanno
su welfare aziendale le forme di contribuzione andrebbero molto selezionate e orientate al fine di avere esattamente questi risultati e non essere forme di incentivazione a pioggia prive di efficacia. Hanno già, come dire, parlato molto delle infrastrutture necessarie di un sistema di welfare integrato, oltre che di una crescita del sistema di istruzione 06 e del tempo pieno, perché devono andare insieme le due scelte, quindi non lo riprendo, salvo dire che bisogna anche avere una scelta di attuazione di un impegno rispetto all'occupazione femminile che può essere rapido. Cioè, tutto il tema dell'occupazione delle donne in pubblica amministrazione, nei servizi e così via, sarebbe necessario perché io penso che se ci proiettiamo solo su quello che sarà il futuro, nel frattempo i dati occupazionali continuano a decrescere, il sistema si allinea sempre più in basso. Ultima cosa che vorrei dire, la dico attraverso due immagini, una è di una militante irlandese che ha detto importantissimo l'obiettivo di rompere il tetto di cristallo, ma non per costruire un attico, che fa il paio con un'affermazione che invece ho sentito in una discussione delle donne della CGIL che diceva sì, bene il tetto di cristallo, ma quando allarghiamo le pareti. Io credo che ci sia un tema che riguarda il lavoro femminile, le carriere, la disparità retributiva, che riguarda esattamente come noi concepiamo la gerarchia del valore del lavoro e l'idea che l'abbiamo superata perché ci sono donne che hanno tutta la mia stima e tutta la mia ammirazione perché hanno sfondato il tetto di cristallo, ma che non portano dietro di sé un cambiamento. Perché non lo possono portare, non è una critica a loro, è l'idea che ci si limiti a individuare delle figure e dare per scontato che questo è un effetto di trascinamento. Non ce l'ha, come dimostra la legge della Golfo, se non ci sono poi dei vincoli che quella singola capacità straordinaria diventi un'attività generale. E allora da questo punto di vista io penso che sulla parità retributiva bisogna fare molte cose, lo studio che il MEF ha fatto anche riferito al PNRR e all'analisi d'impatto sia molto utile anche per i dati che propone sulla disparità salariale nel nostro paese e da questo punto di vista bisogna avere un po' più di coraggio di quello che abbiamo avuto finora. A determinare che cos'è la retribuzione, perché ci sono ovviamente le cose che ci diceva la professoressa Profeta rispetto al fatto che se tu paragoni due insiemi non paragonabili, dal punto di vista del tasso di occupazione, hai poi dei risultati sulla disparità che sono assolutamente inferiori a quelli che vediamo realmente. Abbiamo tutti presente che c'è un tema di percorsi di carriera, ma abbiamo anche presente, la dico con una battuta, che quando abbiamo fatto la prima indagine lavoro a domicilio da pandemia, perché questo in realtà è stato sul trasferimento nelle cucine di casa dei lavoratori e delle lavoratrici, sono più gli uomini che hanno ricevuto gli strumenti di lavoro dalle imprese che non le donne. Questo ha voluto dire che a parità di condizioni di smart working le donne hanno diminuito la loro retribuzione rispetto a quella maschile. Allora, le modalità attraverso le quali si costruisce una discriminazione che è retributiva, che è salariale, sono infinite e costringono a ragionare sull'insieme degli elementi che caratterizzano una retribuzione e non solo sui dati formali, che peraltro contrattualmente sono ovviamente paritari e dove si determina la discriminazione sono poi nelle argizioni unilaterali e nei percorsi di carriera. Mi fermo qui, ovviamente se chi ha responsabilità dell'osservatorio vuole ulteriori indicazioni o traduzioni, disponibile anche. Grazie. Grazie, grazie veramente per tutti questi spunti di riflessione, anche proprio per aver messo in luce alcuni aspetti importanti. E, allora passo la parola a Sonia Ostrica, coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità della UIL. Grazie per questa bella mattinata di lavoro condiviso. Io ho scelto di mantenere come linea guida di questa mia riflessione che condividerò con questo tavolo di lavoro lo stesso titolo del tavolo,
perché ragionando a seguito proprio della pandemia, io penso che quello che dovrebbe essere il fil rouge di tutte le azioni che noi dovremo mettere in campo è proprio l'assunzione dell'ottica di genere, in particolare nel mondo del lavoro, perché è drammaticamente quella che manca. L'altro titolo che mi sarebbe piaciuto invece proporvi è Liberarsi dalle cattive prassi, perché sono entrambe una strettamente collegata all'altra. La pandemia, abbiamo detto tutto, avete detto tutto, ha messo in evidenza la debolezza endemica in cui si trovano le donne nel mondo del lavoro, sono quelle che l'hanno perso di più, sono quelle che sono state cruciali. E soprattutto è emersa in pandemia la necessità, l'importanza non solo di un lavoro qualsiasi, ma di un lavoro regolare, di un lavoro ben retribuito, soprattutto perché ha messo in sicurezza le donne quando il periodo di pandemia le ha sottoposte in maniera più feroce alla violenza domestica. Le donne che hanno potuto contare sul reddito hanno avuto maggiori possibilità di mettersi in sicurezza. E quindi io partirei da qui. L'obiettivo che noi dobbiamo assumere come paese non è l'incremento dell'occupazione. Io mi permetto di dire che noi dovremmo assumere come obiettivo la piena occupazione delle donne. Non dobbiamo ragionare su un incremento progressivo dell'occupazione, ma capire come si rende il mercato del lavoro accogliente e capiente a che tutte le donne con le loro diversità e con tutte le loro competenze possano trovare una giusta accoglienza e una giusta retribuzione. Ci sono molte riflessioni che sono state fatte. Io penso che tutti abbiamo condiviso la necessità di ragionare su strumenti formali ed informali. Tra gli strumenti, li chiamo così, formali, ci sono per esempio i servizi che gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza quanto è necessario che siano più accessibili, più vicini all'utenza, non soltanto quando si parla di cura, ma soprattutto di cura ed assistenza per bambini ed anziani. Parliamo anche di asili 0-6, di scuole a tempo pieno. Però dobbiamo parlare, per esempio, se ne parla troppo poco, anche di trasporti efficienti. Nei trasporti sono occupate poche donne, le donne sono quelle che li utilizzano di più, sono quelle che hanno più problemi nell'utilizzo dei trasporti, soprattutto nelle periferie e in orari tardi della giornata. Sono dei luoghi in cui, soprattutto ai capolinea, sono esposte alle violenze le stesse guidatrici di autobus, non soltanto le utenti, ma le stesse guidatrici. Servono tra gli strumenti incentivi come la detraibilità dei costi, per esempio per le colf, per le badanti, soprattutto lì dove non ci siano strutture, come dicevamo prima, accessibili a costi contenuti e affidabili come qualità. Ma ho apprezzato molto quello che è stato detto da chi mi ha preceduto della necessità di fare rete tra pubblico e privato. È molto importante perché non si può delegare o rimandare o fare affidamento su una gamba soltanto. Bisogna che entrambe le questioni siano integrati. Serve soprattutto parlare, quando parliamo di strumenti informali, di congedi parentali che siano più omogenei e meno iniqui, perché sono iniqui oggi, in quanto non sono i congedi parentali facoltativi non sono riconosciuti a tutti gli effetti come periodo lavorato e sono disomogenei perché non c'è la stessa possibilità di accesso ai permessi da parte di entrambi i genitori. Poi servono interventi, diciamo, più forti, interventi strutturali che aiutino ad evitare, a risolvere le contraddizioni che anche qua, come è stato detto, mettono in contraddizione l'occupazione e la natalità, l'occupazione e la famiglia e soprattutto creano problemi all'innalzamento del tasso di natalità che nel nostro paese continua a diminuire. Sia perché manca il lavoro e sia perché quando c'è non ci si può permettere tutti i figli che in particolare le donne desidererebbero. Servono
Serve però, e qui apprezzo moltissimo l'intervento, un paio di interventi che sono stati fatti prima di me, l'intervento di intervento pubblico, perché non si può parlare di servizi, non si può parlare di incentivi, non si può parlare di risposte alle donne e quindi di conseguenza alle famiglie, se non ci sono comuni, scuole, sanità che funzionino con personale adeguato. Numerico e qualitativamente anche rappresentativo. Noi veniamo da più di 10 anni di demonizzazione del pubblico impiego, dobbiamo rivedere assolutamente questa impostazione. Dobbiamo anche fare pace con quello che scriviamo nei documenti pubblici. Se noi pensiamo ad incentivare assunzioni di donne, in particolare over 50, dobbiamo non avere limiti, perché una donna over 50, se non riesce ad essere assunta perché nell'anno della pandemia ha per una serie non ripetibile di eventi guadagnato più di 4.800 euro, non è una donna che dà diritto, per esempio, agli sgravi nell'assunzione. E questa mi sembra una bella iniquità. In sintesi, qual è la questione? E che serve che la politica ci creda davvero ad investire sulle donne, che pensi a riequilibrare il lavoro che c'è, ma soprattutto a creare il lavoro che non c'è, un lavoro che sia, come abbiamo detto, un lavoro sicuro, regolare, che protegga le donne e consenta una progressione. Mancano infatti soprattutto politiche attive. Noi abbiamo parlato di STEM, digitalizzazione, ma soprattutto manca una formazione per rigenerare competenze. Non ci sono al momento, nonostante tutti gli sforzi del nostro paese, sistemi che possano dotarsi e fare conto su politiche attive. Basta pensare che le banche dati non si parlano tra loro. Ci sono banche dati locali, ci sono banche dati che non hanno la possibilità di incrociare le competenze. E quindi noi dobbiamo assolutamente pensare che, oltre agli strumenti normativi che sono indispensabili, seguano le necessarie risorse di natura economica per sostenere gli strumenti normativi, altrimenti continueremo a lavorare solo di teoria. Altra questione per cui pensavo a liberarsi dalle cattive prassi, non possiamo prescindere da una lotta senza quartiere agli stereotipi che continuano a condizionarci, pensando per esempio, come ha già detto Susanna prima di me, che ci siano dei settori in cui è naturale che ci siano più donne e quindi è in quelli che bisogna poi lavorare per limitare le differenze. Ho sentito parlare di formazione dei formatori, io penso che siamo ancora a livelli molto bassi. Sì, bisogna partire dalle scuole, ma io penso che bisogna fare grandi investimenti, soprattutto sul sistema di istruzione superiore e sulle università, perché è lì che poi si formano i formatori, è da lì che escono i manager e risorse umane, è da lì che escono gli insegnanti. E penso che oltre a investimenti dovremmo cominciare a chiedere anche sanzioni, perché questo è un paese che ragiona su due gambe, investimenti e sanzioni. Se ragioniamo solo sugli investimenti e nessuno farà mai controlli, nessuno poi andrà a verificare se gli investimenti hanno prodotto pratiche adeguate, non faremo passi avanti. In sintesi, io penso che una considerazione finale possa essere molto semplicemente che servono più donne nei luoghi della decisione. Serve una presenza paritaria nei luoghi della decisione. Servono più donne nei luoghi dove si fa politica, dove si predispongono le norme di legge, dove si dà attuazione e applicazione sui territori alle decisioni e all'utilizzo delle risorse. Perché le donne non fanno solo quantità, ma fanno qualità, hanno un portato diverso, hanno un altro punto di vista e quindi servono ad integrare politiche di distruzione di gabbie e hanno probabilmente anche una maggiore velocità nell'affrontare, nell'individuare, nell'affrontare le disuguaglianze. In questo io credo che serva a
assolutamente un impegno importante del nostro paese a tutti i livelli, a partire però dalla politica, e a seguire nell'applicazione poi degli strumenti economici nei quali questa trasversalità delle donne, francamente, comincia a non vedersi, se ne è parlato, ma comincia a non vedersi, sta improvvisamente squagliandosi nel mondo delle decisioni parziali. Non dimenticherei anche il problema che troviamo sempre sotterraneo, che è quello delle discriminazioni dovute a disabilità e a diciamo, discriminazioni, per esempio, che si trovano ad affrontare le donne migranti, per esempio, sui problemi di lingua. Grazie, sono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti. Grazie per il suo contributo e approfondimento. E passo la parola a Lucia Scorza, dirigente area lavoro welfare capitale umano di Confindustria. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Il titolo del mio intervento è chiaro, nel senso che cercherò di condurre una riflessione su come cogliere le opportunità che si stanno schiudendo per accrescere l'occupazione femminile e accrescerla nei settori che si stanno dimostrando di avere molte opportunità. Diverse sono infatti le opportunità che scaturiscono da iniziative assunte a livello comunitario e nazionale. Centrali e fondamentali sono le azioni proposte per accrescere infatti il capitale del valore umano, accompagnate queste opportunità dall'analisi dei dati di realtà. In prima battuta richiamo la comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2021 per la costruzione di un modello digitale europeo, la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021, dedicata alla parità di genere negli studi e nelle carriere STEM, richiamo anche il Piano Nazionale, di Ripresa e Resilienza, che contiene una strategia nazionale per le competenze digitali, la strategia nazionale per la parità di genere 2021 e 2026. Queste iniziative sono tutte importanti perché vanno nella direzione di cogliere le opportunità tecnologiche che si stanno aprendo, che si stanno schiudendo e si focalizzano in un'attenzione particolare sul rafforzamento appunto del capitale umano. Perché, come vi mostrerò in queste slide, ecco un attimo solo. È come visibile in questa slide, per quanto riguarda la situazione italiana, noi vediamo che per quanto concerne le skills avanzate nell'ambito dell'IST, nell'ambito appunto dello sviluppo tecnologico, abbiamo un dato molto basso rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Come vedete, anche per quanto riguarda il valore assoluto dell'occupazione in IST rispetto all'occupazione complessiva, il nostro paese si colloca dopo Germania, Gran Bretagna e Francia. In termini percentuali, ci collochiamo in una posizione bassa ben dopo tanti altri paesi, che non sono né Francia né Germania, quindi in termini percentuali esprimiamo un tasso veramente basso di presenza nel settore IST. Nei prossimi anni il fabbisogno stimato è di circa 125 miliardi di euro all'anno per la costruzione di un modello digitale europeo e si stima anche l'opportunità per 20 milioni di esperti. Questo che cosa significa? Che noi abbiamo una grande opportunità che ci deriva appunto da un canto, dalla costruzione di questo modello digitale europeo verso cui la Commissione europea sta tendendo, e dall'altro dalla sensibilizzazione che il Parlamento europeo, così come anche il PNRR,
stanno invocando perché le ragazze si indirizzino sempre più verso facoltà ad indirizzo scientifico, ad indirizzo tecnologico. Dato di realtà per quanto riguarda il nostro paese è che per quanto riguarda gli ITS noi abbiamo ancora un basso tasso di iscrizione di frequenza, come vedete qui, abbiamo una distribuzione per degli iscritti per genere assolutamente bassa, 27,4%, e i maschi invece esprimono una presenza altissima che è il 72,6%. Sempre con riferimento agli ITS, il tasso di occupazione a un anno dal diploma è particolarmente elevato, è pari all'80%. Ancor più importante da segnalare è come l'occupazione sia pertinente sempre per quanto riguarda i diplomati degli studi tecnici superiori rispetto agli studi condotti, rispetto ai percorsi terminati. Però il tasso, come dicevo, la presenza femminile è particolarmente bassa, sia negli ITS, sia nelle facoltà di ingegneria, sia anche nell'IST, cioè nella gamma degli esperti che noi già oggi abbiamo. Bisogna compiere uno sforzo a livello nazionale perché le politiche legate all'istruzione, legate alla formazione del capitale umano, si indirizzino verso un'attività di sensibilizzazione, un'attività di contrasto agli stereotipi di genere e perché anche a livello curricolare, così come anche previsto nella Strategia Nazionale per la Parità di Genere, ci sia un rafforzamento per quanto riguarda la matematica, ci sia un utilizzo degli spazi scolastici per centri estivi dedicati appunto alle aree STEM, si finanzino borse di studio a favore di studentesse, perché magari vengano superati ostacoli anche di natura economica che le possono indurre le ragazze ad abbandonare gli studi, a non proseguirli perché magari le condizioni economiche non lo permettono. C'è la necessità, così come anche previsto nella Strategia Nazionale per la Parità di Genere, di potenziare i servizi di orientamento scolastico, di rivedere le attività ministeriali e una particolare attenzione deve essere dedicata agli insegnanti perché sono i trasmettitori di una gamma di valori centrale. Gli insegnanti si devono sicuramente far parte attiva di questo processo di modernizzazione, cogliendo le opportunità, capendo che il mondo va verso un modello ad alta tecnologia e che grandissime opportunità sono appunto offerte per i ragazzi e per le ragazze nell'indirizzarsi verso questi studi. Come sistema Confindustria, noi nel 2016-2017 abbiamo aderito, partecipato alle iniziative promosse dal MIUR e dal Dipartimento Pari Opportunità, dedicando nel nostro sito delle aree di informazione e di sensibilizzazione. Adesso stiamo portando avanti ulteriori iniziative in autonomia rispetto al MIUR e al Dipartimento Pari Opportunità che consistono nella promozione di spazi multimediali ed innovativi per le scuole medie. Verrà avviata una prima fase sperimentale con la costruzione di 200 STEM space in altrettante scuole medie. Questi spazi potranno essere aperti alle comunità locali e potranno essere realizzati in collaborazione con le imprese. Al momento si sta anche dando avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico dedicato alla promozione degli studi STEM, muovendo dal progetto STEMiamoci di Assolombarda, con l'obiettivo di raccordare in un progetto comune del sistema Confindustria le diverse iniziative, compresa la promozione di borse di studio aventi le medesime finalità a cui si è dato appunto avvio da parte delle associazioni aderenti a Confindustria. Ora, la valutazione di questo tema deve essere centrale. Ora è chiaro che non tutte le persone, non tutte le donne potranno essere occupate nel settore high-tech, non tutte avranno la vocazione per queste materie, ma non possiamo disconoscere come questo settore e come tutte, come le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie, stiano catalizzando il processo, stiano catalizzando l'attenzione su questo ambito e
Se si va verso un modello digitale europeo, se si va verso una progettazione di questo modello da qui al 2030, con un'attenzione particolare da parte della Commissione che monitorerà gli sviluppi anno dopo anno, vuol dire che gli spazi ci sono, bisogna saperli cogliere. E se il nostro Paese, ahimè, presenta dei dati non eccellenti, soprattutto in termini di formazione del capitale umano, e l'abbiamo visto con i dati che vi ho mostrato prima, i dati della Commissione, elaborati dalla Commissione europea che vi ho mostrato prima, vuol dire che dobbiamo compiere tutti noi uno sforzo. Chi è preposto alle politiche, ai programmi di formazione, chi è preposto alle attività di sensibilizzazione, chi come noi è preposto a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Non si può disconoscere quello che stiamo vivendo, che è un momento di altissimo sviluppo tecnologico su cui, ripeto, dobbiamo puntare e dobbiamo puntarvi perché le ragazze, le giovani donne non perdano questa occasione. Cioè il mondo va in un indirizzo preciso, che è quello dell'altissimo sviluppo tecnologico, scientifico, dobbiamo coglierlo. Se noi non lo cogliamo, se noi non faremo, avvieremo attività, iniziative articolate, convergenti, che vedano partnership pubblico-istituzionale, noi non saremo in grado di rispondere alla sfida, né alla sfida di innovazione tecnologica e di ampia e diffusa digitalizzazione, né alla sfida dell'accrescimento dell'occupazione femminile. Anche perché questi ruoli permetteranno di avere, di offrire occupazione altamente qualificata. Che cosa vuol dire altamente qualificata? Vuol dire alta redditività, alta retribuzione, alta possibilità di carriera e quindi altissima permanenza nel mondo del lavoro. Grazie. Grazie a lei. Passiamo al contributo di Stefania Ridolfi, consiglio direttivo del Forum dell'Associazione Familiare. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Ci tengo a sottolineare che la presenza del Forum in questa mattinata credo che assuma un significato particolare in questa esperienza di avvicinamento alla prossima conferenza, perché portare il punto di vista delle famiglie delle famiglie riunite in associazione non è per niente scontato. Partirò dal documento che è stato elaborato dal gruppo 4, il lavoro in un'ottica di parità di genere, che in questo intervento ho declinato con una parità che rispetta le differenze. Dicevo, il documento offre un quadro decisamente condivisibile e veritiero, e ancor più urgente nella sua realizzazione e avviamento, anche alla luce dei cambiamenti che sono avvenuti nell'organizzazione del lavoro proprio in questo periodo legato alla pandemia e che ha visto contestualmente aumentare il carico familiare, il carico di cura sulle famiglie. Quello della parità di genere è un tema piuttosto complesso che richiede, secondo il punto di vista del Forum, da una parte una profonda revisione della disciplina del lavoro, che è stato detto anche in altri interventi, è ancora prettamente organizzato su un modello maschile e fordista, e una riorganizzazione che perciò tenga in conto, in maggior conto, delle differenze di genere e delle rispettive peculiarità, ma che allo stesso tempo, appunto, garantisca pari opportunità, riduca il gap salariale e sostenga la maternità. Credo che all'apice del problema, infatti, rimane una disciplina del lavoro, come ho detto, costruita su un modello di prestazione più maschile e che non tenga conto in maniera adeguata del duplice ruolo di madre e di lavoratrici che in alcune fasi della vita le donne svolgono, e di sicuro il mondo del lavoro non agevola né incentiva questa funzione. Malgrado la legislazione vigente
persiste ancora una prassi nel mondo del lavoro che tende ad ostacolare la carriera delle donne che dedicano parte della loro vita lavorativa alla cura dei figli, e in alcuni casi è proprio lo stesso ambiente di lavoro che è ostile e che non mette, e che praticamente impone alle donne la rinuncia al lavoro. Non dobbiamo dimenticare anche che la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese è proprio il risultato di un processo culturale, di situazioni sociali ed economiche che non mettono le donne nella condizione di non mettono appieno le donne nella condizione di diventare madri o genitori, e questa funzione sociale non è ancora del tutto riconosciuta come tale. E quindi le donne inevitabilmente si trovano a dover scegliere tra lavoro e famiglia. Ciò l'abbiamo visto anche nelle statistiche, nelle slide precedenti, non avviene negli altri paesi europei, dove invece è stato forte l'investimento nelle politiche di welfare e nelle politiche familiari. Abbiamo parlato e abbiamo sentito parlare anche dell'aumento dei congedi parentali perché nei confronti dei padri che svolgono un sostegno importante, ma non può essere considerata come una misura risolutiva. Pensiamo che l'occupazione femminile e la fecondità non possano essere scelte alternative per le donne, ma che serva a riconoscere concretamente a livello sociale, politico e giuridico entrambe le funzioni, perché hanno un alto valore sociale. Rispetto ai documenti invece elaborati dall'osservatorio, siamo concordi come forum con il fatto che occorre evitare dare un maggior supporto alla maternità e evitare la caduta dell'occupazione femminile, e perciò gli aspetti che sono stati anche evidenziati di incentivare la condivisione dei carichi di cura all'interno della famiglia è importante, ma sia necessario anche abbattere i costi che la famiglia sostiene per dar seguito a questi momenti di cura maggiormente necessari. Femminilizzare i tempi di cura è importante, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prima vita, ai primi mesi di vita dei bambini. Sono spesso funzioni non delegabili, nonostante i papà si siano molto emancipati e si siano fatti molto presente, ma questi momenti, insomma, determinano una relazione madre-bambino che nasce fin dalla gravidanza e che quindi, insomma, merita di essere costruita e continuamente rafforzata, soprattutto appunto consentendo alle donne di periodi di astensione dal lavoro senza per questo, insomma, danneggiarle ulteriormente. Quello che abbiamo rilevato in questi mesi di pandemia ci ha permesso anche di verificare che le attività di smart working o lavoro da casa, insomma, e le misure di flessibilità che sono state adottate possono essere un valido aiuto per le lavoratrici e i lavoratori. Però questi strumenti, specie lo smart working, secondo noi, necessita ancora di una normativa specifica che risponda appieno alle criticità che sono emerse. Abbiamo anche riscontrato che non tutti i lavoratori, le donne o i papà hanno potuto lavorare da casa, altri hanno dovuto utilizzare gli altri strumenti previsti dalla normativa, i congedi, le ferie, la banca ore, ma questo in molti casi ha diminuito la disponibilità economica delle famiglie. Essendo l'Italia un paese con una piramide demografica la cui componente maggiore è formata da anziani e grandi anziani, per anche orientare su un altro tema sempre relativo alla cura, dobbiamo tener conto che il tema della conciliazione deve anche prevedere forme di flessibilità che vadano incontro anche a questo aspetto.
inoltre ci sentiamo quindi di ribadire, per concludere, alcuni aspetti, che è urgente un nuovo sistema di welfare in cui la componente di spesa pubblica per le famiglie sia considerevolmente più alta di quella ad oggi. Significa quindi un forte investimento in infrastrutture sociali per l'assistenza all'infanzia, quindi ai familiari anziani o alla non autosufficienza, ma un maggiore investimento economico anche sull'importo dell'assegno unico per figlio. E un altro aspetto importante, bisogna lavorare per una maggiore integrazione di fornitura dei servizi tra pubblico e privato. Utilizzare quindi la flessibilità del lavoro e le forme di smart working, ma in modo neutrale rispetto al genere. E quindi anche va posta attenzione alla revisione dei tempi della città e gli orari, tenendo conto degli impegni lavorativi e dei vincoli di orario anche che spesso sono imposti ai cittadini. Infine, come forum, pensiamo che sia importante valorizzare a livello fiscale ed incentivi anche quelle imprese che raggiungono standard ottimali in termini di parità di genere. È importante certamente far conoscere le esperienze locali o nazionali di quelle aziende attente al benessere e alle esigenze di familiari di donne e uomini e che si impegnano a mettere in campo iniziative di welfare rispettose delle diverse situazioni. In questo senso il forum da tempo sta lavorando per premiare quelle aziende, grandi o piccole, nei territori più locali o a livello nazionale, che abbiano intrapreso e ho creato per i loro dipendenti percorsi di conciliazione e di misure di welfare di vario tipo. Grazie. Grazie di questo che era il nostro ultimo intervento. Lascio la parola per la conclusione dei lavori a Ilaria Antonini, che è il capo dipartimento delle politiche europee. Grazie a tutti i relatori. Io spenderò poche parole di conclusione. Spero che oggi questo webinar abbia contribuito, e lo credo, almeno questo è il mio pensiero, a offrirci anzitutto un quadro quantitativo, un quadro di dati importante, esaustivo, che ci è stato descritto dalla professoressa Profeta ed è confermato poi dai lavori del nostro gemello Dipartimento per le Pari Opportunità, che lavora con noi in sinergia su molti temi, in questo in particolare. Quindi abbiamo offerto un quadro veramente importante, ma ci tengo anche a evidenziare come questo quadro oggi si sia arricchito dei punti di vista che l'osservatorio ci consente di acquisire, perché oggi abbiamo messo in campo i relatori di un mini osservatorio e abbiamo avuto un'importante testimonianza del territorio e quindi la dimostrazione che la governance nazionale può essere arricchita da quella locale e prenderne spunto. E abbiamo acquisito il punto di vista che ci impone di arricchire e integrare e prevedere nel nostro piano gli aspetti più critici di soluzione per un sistema sociale e di welfare che post pandemia va ripensato e ricostruito, diciamo un punto di vista importante sull'articolazione del mondo del lavoro, sulle questioni del contesto educativo che nel nostro tema sono appunto fondamentali, e abbiamo acquisito anche il punto di vista delle famiglie attraverso il forum, che appunto è componente del nostro osservatorio imprescindibile. Quindi io penso che oggi il contributo di tutti ci abbia dato veramente qualcosa in più per il nostro lavoro, e vi ringrazio. Ricordo al pubblico che adesso è ancora presente di collegarsi, se lo ritiene, sulla piattaforma online per vedere appunto per poter visionare il contributo. Sul nostro sito del Dipartimento Politiche e Famiglia c'è la registrazione di tutti i webinar fino ad oggi realizzati. Vi chiedo di
contribuire appunto anche solo con un vostro commento alla piattaforma, che per noi è fondamentale. Il prossimo appuntamento è il 17 settembre, tratteremo il tema delle diseguaglianze e speriamo di ritrovarvi. Auguro buona giornata, buon lavoro e grazie ancora a tutti. Grazie. Molte grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti e a tutti. Buona giornata, grazie a tutte. Arrivederci a tutte. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.